Il capitale feroce vuole mangiarsi il Salento per trasformare natura e vite umane in business? TAP, industrializzazione dell'agricoltura, cementificazione selvaggia, rifiuti tossici, trivelle, centrali a carbone e tanto altro. Ecco il mostro all'attacco. E intanto il cancro e le patologie correlate all'inquinamento crescono, uccidono, rovinano la vita di tutti e ultimamente soprattutto dei giovani e dei bambini. Uno scatto d'orgoglio il Salento lo deve fare, subito, uniti, compatti, respingendo questo invasore protetto dalla burocrazia. Il 17 novembre alle ore 18 i sindaci e tutti coloro che amano il Salento si sono convocati alle officine Cantelmo di Lecce per gli stati generali dell'ambiente e della salute. Si parlerà del mostro a 10 teste, ma anche di economia, di sanità, di cittadinanza attiva. I sindaci dell'area più martoriata dell'ultimo attacco, quello di TAP, il cui territorio proprio in queste ore è sottoposto a un vero e proprio coprifuoco, hanno lanciato l'idea di questi stati generali per l'ambiente e la salute. Il mostro si contrasta cominciando a bloccare TAP, insidioso sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista democratico e costituzionale. Beh, questa iniziativa nasce innanzitutto da una richiesta che ci viene fatta dai nostri cittadini, da quella che viene chiamata cittadinanza attiva, dalle associazioni, dai cittadini che si impegnano, da quelli che incontri al bar o alla piazza ogni mattina, e chiedono ai sindaci, che sono le istituzioni più prossime al cittadino, di prendere coscienza che ci sono dei problemi, che ci sono delle emergenze a livello provinciale, a livello salentino, ad iniziare da TAP nel mio territorio, in questa area un po' più vasta rispetto a San Foca e a Melendugno, e di fare qualcosa, di prendere iniziative e di non farsi prendere per mano e portare dove qualcun altro vuole. E noi sindaci, un gruppo di sindaci promotore, cerca di metterli tutti intorno a un tavolo, in una sala, come si fa in democrazia, per cercare di fare scelte di territorio. Ecco, l'esperienza di TAP, che ci vede coinvolti in prima persona, che è un'opera che ad aprile, non tanti mesi fa, 94 sindaci su 97, che è un record riuscire a metterne tanti d'accordo su una cosa, disse: quest'opera è incompatibile con questo territorio, aggiunge emergenze a già un territorio che ne ha tante, è dannosa, pericolosa per la salute, per la sicurezza, e noi diciamo no. Non possiamo oggi farci trasportare su altre soluzioni da scelte di politica nazionale che non ascoltano i territori, o ancor peggio da scelte di politiche economiche o finanziarie da parte di società private. Sono convinto che i sindaci resteranno uniti, perché di fatto poco si è disgregato. C'è stato un incontro che la provincia ha voluto fortemente da parte del presidente della provincia, ma ritengo che molti sindaci siano andati lì per informarsi e per confrontarsi. Altri tipo il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, è andato lì per illustrare la sua posizione, che noi condividiamo totalmente. Quindi pochi sindaci si sono discostati dalla nostra linea, e sono convinto che ancora una volta il Salento dimostrerà la compattezza dinanzi a temi importanti come quello di TAP e dell'ambiente in generale, perché se rimaniamo uniti su TAP, rimaniamo uniti su tutti gli altri problemi che sono la causa più importante che ci consente di stare bene in salute e soprattutto di mantenere un ambiente sano. Noi, con questo incontro del prossimo 17 novembre, vogliamo mantenere questa continuità di intenti tra sindaci, tra territori, tra associazioni, tra parti che in qualche modo la pensano alla stessa maniera. L'obiettivo è quello di ribadire ancora una volta, se possibile, il fatto che il Salento ha dei problemi, e questi problemi non possono essere affrontati isolatamente, ma devono essere affrontati d'insieme, con grande comunione. È chiaro
che questa è, come dire, l'occasione ancora importante per poter avere un confronto sereno, un confronto civile e cercare di mettere insieme tutte le sensibilità, tutte le conoscenze, le informazioni per cercare di difendere veramente il nostro territorio da attacchi esterni che indubbiamente stanno costituendo sempre più malesseri su malesseri. L'occasione di questo incontro è un'occasione chiara per tutti, c'è un messaggio univoco. Tutti i sindaci devono partecipare, tutte le istituzioni devono partecipare, perché da questo tavolo nessuno si deve autoescludere. Quello che è successo negli ultimi giorni in provincia con assemblee che sicuramente non, dal mio punto di vista non avevano nessuna legittimità se non quella di creare una sorta di divisione tra le parti, non hanno senso. Il senso è quando si parla ancora oggi di quello che si può fare per cercare di evitare danni come quello di TAP, come quello di Xylella, come quello delle trivelle e quant'altro. Occorre sottolineare che alle multinazionali e a tutti coloro che si approcciano a questo territorio in maniera tentacolare non è stato mai detto che qui in questa provincia ci sono sindaci e sono tutti i sindaci del Salento, tutti coloro che indossano con dignità la fascia tricolore, hanno in mente un messaggio preciso, quello di rappresentare i cittadini. Ecco, le multinazionali non aspettavano una cittadinanza attiva quando hanno messo piede sul territorio salentino. Questa è la grande novità politica che dà fastidio e che impedisce a queste multinazionali di fare agevolmente il loro lavoro. Parliamo di TAP, parliamo di qualsiasi altra emergenza ambientale, perché i loro investimenti, tra virgolette, sono le nostre emergenze ambientali, sono i nostri problemi. Quindi, il ruolo dei sindaci è appena all'inizio, il protagonismo in senso positivo dei sindaci, quali attori dello sviluppo locale e dell'economia locale e soprattutto della solidarietà locale, perché noi oggi con un gruppo partiamo per promuovere un'iniziativa che riguarda tutti e quindi non ci sentiamo, come dire, primus inter pares, ma ci sentiamo alla pari degli altri. Soltanto che ci sono dei momenti storici in cui una scintilla bisogna farla scoccare. Bene, questo è il momento storico in cui bisogna dire A, che il governo in carica non è legittimato a parlare di energia e di politiche energetiche perché è alla fine del mandato della legislatura. B, che noi abbiamo in mente un'idea chiara di sviluppo del territorio fatta dai nostri centri urbani e dalle nostre coste che vogliamo tutelare, che sono il nostro oro, vero oro, oltre alla nostra agricoltura. C, che sulle politiche di sviluppo e di partecipazione in questo territorio i protagonisti sono i cittadini prima di tutto, i sindaci, i consiglieri comunali e mi rivolgo a tutti i consiglieri comunali di tutti i consigli comunali della provincia di Lecce. Siamo noi i protagonisti e coloro che vogliono scrivere questa pagina di storia del Salento, perché non vogliamo tornare a fare o a ripetere gli errori dei nostri predecessori. Vedi Cerano, vedi Ilva, vedi vecchie politiche che hanno portato ad essere questo territorio primo in Italia come zona cluster dei tumori. Lo Salento non vuole la TAP, e la gente che le difende la terra sua, e non si arrende, non si inima forza ciò. No, lo Salento non vuole la TAP, né poi né mai, né qua né già. Calpesti la terra nostra come se, senti lupa giù de quai. Vuoi la casa nostra come se, chi abita non si ribella mai. Ma c'è nato a Lusalente figlio desta terra. Roca mia, terra mia, dimmi che posso ancora sorridere. Non lo chiedo solo per me. Roca mia, terra mia, racconta che siamo qui per non perdere il legame che unisce noi a te. Per chi decide per noi come signori e baroni.
l'acqua mera è più semplice e non sente ragioni, pace solo favori a chi da secoli è complice e criminale, chi va contro chi vuole solo difendere la terra dei padri e dei figli che no, non si vogliono arrendere. Terra mia e poesia, bastano gli occhi per credere, non è come un sogno, ti svegli e va via, è acqua che bagna la cenere. Roca mia e poesia, il fuoco consuma e confonde, dimentica chi porta pace e chi tollera e conquista le ombre. Invece levano il sole di giorno che nutre, a noi manca la forza, la gente è persa sulla strada, ma lo buio di notte mi face sonnare, il sole quando poggio la capo stanca sulla mia terra. È criminale chi va contro chi vuole solo difendere la terra dei padri e dei figli che no, non si vogliono arrendere. Terra mia e poesia, bastano gli occhi per credere, non è come un sogno, ti svegli e va via, è acqua che bagna la cenere. Roca mia e poesia, il fuoco abbraccia le pietre, non è come un sogno, ti svegli e va via. Vi doveva introdurre Luigi Russo, ma la faccio, ne approfitto per farla immediatamente. Siamo qui tutti quanti perché vogliamo continuare a capire, a studiare e per esprimere con forza il fatto che noi non svendiamo il Salento. Noi e tutti gli altri sindaci che ci sono in questa sala e altri che saranno a casa e non saranno venuti per loro motivi, ce ne sono tanti che non scendono a compromessi con nessun accordo. Questo è un fatto importante che evidentemente va ribadito di volta in volta, perché sono 5 anni che io personalmente con la mia amministrazione lottiamo contro tutte le opere come TAP, in particolare in questi 4 anni, 5 anni contro TAP, e abbiamo continuamente bisogno di ribadirlo per dare forza alla nostra battaglia, ma per non accomodarsi dietro le pretese di qualcuno. A me quello che più dà fastidio, quello che più mi infastidisce, è che il pensiero di un cittadino o di un sindaco, di un consigliere o di un amministratore possa pensare che possa essere barattato con qualcosa. Non appena abbiamo capito che la politica stava dialogando, che una parte del PD stava dialogando intorno a possibili compensazioni, io con altri sindaci, con altri amministratori abbiamo inteso convocarci come 4 anni fa, come nel 2014 quando in questa sala c'era il sottosegretario De Vincenzi, per ribadire come quel giorno il forte no a questa infrastruttura. E questo non dipende dal fatto se l'infrastruttura si fa o non si farà, se ce ne saranno altre, quanta gente c'è da una parte, quanta gente c'è dall'altra, perché secondo me le battaglie, quando sono giuste, vanno combattute anche se sei minoranza. Quindi io con questo mio intervento non voglio rubare altro tempo ai relatori, e poi magari avremo la possibilità di vederci e di sentirci ancora dopo se lo spazio è sufficiente. E do la parola a Luigi Russo e quindi ai relatori, e
confermiamo fortemente la nostra battaglia contro questa infrastruttura. Grazie. Adesso cerchiamo di recuperare anche delle altre sedie, perché nonostante che il tempo si sia messo contro stasera, come avete visto Marco e Luca, lo stato di emergenza non c'è. No, ma però mi ha messo il sole là dietro, era stato... Allora, buonasera a tutti e cominciamo l'obiettivo di questo incontro di stasera. Guardate un po' la slide che è proiettata, il Salento non è in vendita. Stati generali della salute e dell'ambiente, dalla TAP alla tutela della salute del territorio. Quindi l'incontro di stasera è un incontro che parte da un movimento che si è generato qui in provincia di Lecce rispetto a questa questione della TAP, ma è un movimento che sta andando avanti ormai da anni in questa provincia, e stasera abbiamo l'intenzione anche di unificare tutti questi aspetti, anche per ricordarlo agli amici giornalisti che hanno detto che questo di stasera è l'incontro dei sindaci no TAP, che questo non è l'incontro dei sindaci no TAP, è l'incontro dei cittadini salentini che conoscono perfettamente la situazione di questo territorio, le problematiche di carattere ambientale, le problematiche di carattere economico, perché questi cittadini studiano, leggono, ascoltano e capiscono che c'è qualcosa che abbiamo già superato. Infatti stasera il dottor Prisco Piscitelli, che è un medico epidemiologo, lavora per la Regione Puglia e per l'ASL, ci spiegherà la situazione sanitaria brevemente, in 10 minuti, come tutti quanti gli interventi, per farci capire che non stiamo scherzando. Non ci basta che ci sia Michele, Mario e Elia che va in televisione e dice che 4 scalmanati o 20, quanto ha detto Siscatello. No, è tutto il popolo del Salento che non accetta più. È tutto il popolo del Salento che non accetta più di essere trattato come un popolo inferiore e minore, perché noi abbiamo il dovere, oltre che il diritto, di credere continuamente e fortemente in ciò che la nostra Costituzione ci dice, e i diritti e i doveri sono chiaramente scritti, e ciò che i primi, i più importanti diritti e doveri che abbiamo è quello della salute, è quello del lavoro, è quello della libertà di pensiero, di espressione, è quello della libertà di movimento. Infatti di questo parleremo con il professor Nicola Grasso, che è docente di diritto costituzionale all'Università di Lecce. Poi parleremo con lui, chiederemo magari sotto forma colloquiale, come lo stiamo organizzando in questa prima parte, cosa ne pensa poi di questa situazione che si è venuta a generare in questi comuni e con il blocco della movimentazione, e quindi con queste ordinanze appunto che hanno creato un po' di disagi alle persone. Poi cerchiamo di capire meglio come stanno le cose. Più tardi sta arrivando il dottor Forges D'Avanzati, che è il professor Guglielmo Forges D'Avanzati, sempre dell'Università di Lecce, economia politica, ci spiegherà invece che in questo territorio, e noi l'abbiamo capito tutti, noi lo abbiamo capito da quando è arrivata Cerano, da quando è arrivata l'ILVA, adesso che abbiamo TAP, anche la questione della xylella fastidiosa, abbiamo capito che c'è un genio o dei geni che hanno in mente un modello di sviluppo economico che vogliono imporre a questo territorio, perché quello che accade non accade così perché è arrivata la TAP, è arrivato quello, no, accade perché c'è un disegno politico, e il dottor D'Avanzati ci spiegherà qual è questo disegno politico. L'ha già fatto giorno 6 al convegno organizzato da Spazi Popolari e l'associazione Guidetti Serra e l'Università di Lecce, proprio nell'aula Ferrari. Ha spiegato che c'è un neocapitalismo che consuma i territori e la salute delle persone, li trasforma in business. Ecco perché se dobbiamo combattere, non possiamo combattere con le urla soltanto, ma andando a colpire nella testa precisamente chi è l'artefice di questo meccanismo, che non sta qui, non sta nella sede del Partito Democratico dove è stato buttato, e io sono, mi dissocio totalmente da atti di vandalismo, non sta lì, sta in chi decide, e noi salentini dobbiamo scoprire chi è che decide e chi porta avanti queste strategie, altrimenti non li fermeremo mai. Quindi Forges D'Avanzati, c'è dottoressa, professoressa Alpina Colella invece,
dell'Università della Basilicata ci racconterà due cose fondamentalmente. La prima, la sua esperienza, perché lei forse l'avete conosciuta, lei in televisione è uscita molte volte, ha fatto una battaglia titanica contro una multinazionale che si chiama Eni e che in Basilicata ha provocato dei danni gravissimi a quel territorio. Beh, insomma, lei ci racconterà che cosa accade nel mondo accademico spesso e perché il mondo accademico spesso, e non qui stasera, spesso è silenzioso rispetto a questo. Chi è che lo paga? E perché lo paga? E perché invece bisogna che il mondo accademico ritorni la libertà della ricerca? Perché se c'è la libertà della ricerca, c'è anche tutto il resto, anche il progresso da portare avanti. Infine, ma non è ultimo, ma è una persona che voi conoscete molto bene, ingegner Alessandro Manuelli, dottore ingegnere e ingegnere chimico, che ha seguito fortemente. Ha seguito nel dettaglio questa vicenda della TAP, ci spiegherà molte cose sul tema della sicurezza, anzi poche secondo me, perché voi le conoscete già tutte, ma lo ricordiamo perché stasera prendiamo atto, anzi salutiamo chi ci sta ascoltando via streaming da tutta Italia, no? Credo che molti ci hanno chiesto questa cosa, vi salutiamo, vi abbracciamo, vi vogliamo bene, voi che da fuori ci seguite e state accanto a noi. Concludo questa mia introduzione in maniera, diciamo, una cosa indispensabile. A chi serve l'incontro di stasera? Cerchiamo di chiarircelo subito. Serve sicuramente a noi cittadini per capire di più qualcosa e serve per capire se ci sono dei margini di rotta che possono ottenere degli obiettivi, non margini di guerra. Le guerre le fanno gli altri. A noi non interessano le guerre, perché nelle guerre, amici miei, si perde sempre. Non c'è mai nessuno che ha vinto con una guerra, sì, hanno vinto i potenti, ma ci serve con gli strumenti democratici combattere, però per poter combattere dobbiamo conoscere e quindi questo è l'elemento fondamentale di stasera, la conoscenza e andiamo avanti. Serve ai sindaci per trovare energia e forza perché sono spinti in questa frontiera. Io ho assistito esterrefatto alle cariche della polizia nel mese di marzo e aprile nei confronti dei sindaci. Questa è una cosa che non può essere. Queste donne sono veramente da ammirare. Qualcuno pensa, ma lo fanno perché vogliono fare carriera politica. Non è vero, perché uno non si spacca un polso e non fa, lo fa solo per un gesto d'amore per il suo popolo, per cui abbiamo bisogno di stare accanto a loro, non lasciarli soli, specialmente in questo momento nel quale altri sindaci hanno deciso di prendere altre strade, liberi di farlo, Ma questa invece stasera vogliamo sottolineare è la volontà del popolo salentino, quello di dare forza a questi sindaci che combattono per questa terra, per difendere questa terra. A chi dà fastidio invece l'incontro di stasera? A me non interessa, le forze dell'ordine, le rispetto, non sono loro il problema, ma chi decide? Ma chi decide che cosa fare? E su quelli dobbiamo arrivare, sui livelli politici, su chi dà gli ordini. Dobbiamo arrivare a far capire che non siamo degli stupidi, ma che abbiamo capito esattamente tutto e che stasera, se non lo hanno capito e ci stanno ascoltando, glielo spieghiamo ancora meglio. E glielo spieghiamo con gli unici che in questo caso hanno dei riferimenti scientifici, altri non ne hanno. Danno del santone quando uno si muove, non c'è, c'è Ivano qui, dove sta Ivano? Danno del santone quando uno la pensa diversamente. Stasera la scienza sta qua, stasera l'università sta qua con noi. Io non ho ancora visto chi sta con loro. Chi sono i tecnici e gli scienziati trasparenti che stanno dietro a chi porta avanti queste politiche di distruzione del nostro territorio? Per cui finisco, perché c'è un elemento importante in questo momento. Noi ci stiamo muovendo perché c'è un articolo preciso della Costituzione. Io sono Luigi Russo, lo conoscete forse, a prescindere dal fatto che sono un giornalista, io sono il presidente del Centro Servizi Volontariato, ma in particolare faccio parte del Forum Terzo Settore, qui è anche presente Luigi Conte, che è il presidente, e il terzo settore, l'associazionismo, che in questa vicenda è molto forte, so che si sta costituendo anche l'associazione per il movimento NOTAP e altri movimenti. Bisogna capire che c'è l'articolo 118 della Costituzione, è vero Nicola Grasso, che ci dice che abbiamo un ruolo preciso. Ve lo leggo e finisco, veloce veloce perché sono due righe soltanto, ma ci aiutano a capire come stanno le cose.
lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province, i comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli ed associati per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà. Quindi noi qui stasera siamo autorizzati a pensare, agire, proporre e combattere con gli strumenti democratici, perché la Costituzione italiana dice che non siamo cittadini a metà, non siamo quelli che devono obbedire, ma siamo cittadini a pieno titolo, e questa Repubblica è, di questa Repubblica è sovrano il popolo italiano. Noi siamo un pezzo di popolo italiano. Allora, cominciamo subito, do la parola a Prisco Piscitelli. Prisco Piscitelli, ti presento, è un medico, viene da Napoli, è un caro amico tra l'altro, ed è una persona che sta lavorando in questo territorio da diversi anni, ha studiato tanto anche negli Stati Uniti, sui problemi della salute del nostro territorio. Perché voglio partire da questo aspetto? Ovviamente i loro interventi dureranno 5-10 minuti, ma servono per farci capire il contesto. Perché possiamo parlare di un'emergenza Salento? E perché, purtroppo non c'è il professor Davanzati, ma doveva cominciare lui, ma sta arrivando, perché dobbiamo capire che tutti i mali che noi abbiamo in questo territorio nascono da modelli di sviluppo industriale o paraindustriale che hanno come equazione consumo del territorio, consumo dell'ambiente, distruzione della salute delle persone, business come esito finale, ma per loro però, non per noi. Allora, al dottor Prisco Piscitelli vorrei chiedere questo: possiamo parlare, intanto ti preparo io le slide, possiamo parlare nel nostro territorio di una emergenza dal punto di vista sanitario, in particolare della situazione dei tumori e delle malattie collegate all'inquinamento? Abbiamo, se si può mettere la slide. Abbiamo sicuramente, per quanto riguarda il mio intervento, decisamente tecnico, spero non noioso, ma insomma. Abbiamo sicuramente alcuni dati ufficiali, insomma a questi dobbiamo riferirci, che sono quelli dell'Istituto Superiore di Sanità, che ogni anno edita un rapporto, ISTISAN. Questi sono i rapporti 2011 e 2012, che fa vedere come la provincia di Lecce ha una certa problematica, si può andare avanti, sulle malattie respiratorie. E un dato che è confermato insomma, in maniera abbastanza più interessante per quanto riguarda il discorso del tumore polmonare nei maschi. Questo è un dato che è consolidato e che è stato affrontato peraltro dalla ASL di Lecce con uno studio specifico caso controllo tra i più grandi d'Italia, che sarà, i risultati saranno a breve disponibili proprio per andare a capire quali sono questi fattori di rischio che determinano una situazione diciamo di maggiore incidenza del tumore polmonare nei maschi, come dato confermato anno dopo anno in questo rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità, che poi identifica anche un'area di 16 comuni cluster di incidenza di tumore polmonare nell'area centro-salentina. E quindi un successivo problema epidemiologico che è rappresentato dal tumore alla vescica, che qui per quanto riguarda i maschi sembrerebbe un dato abbastanza consolidato e quindi una problematica che interessa il Salento leccese, in questo caso in buona compagnia di altre province nazionali. Ma quello che è interessante sottolineare è che c'è un rapporto 2016 dell'Agenzia Europea per l'Ambiente che ci parla insomma di un primato italiano per quanto riguarda la mortalità evitabile. Ci sono una serie di morti premature in Europa, sono 467.000, di cui ben 66.000 si registrano in Italia, quindi è una problematica che sicuramente va affrontata. Il
rispetto al precedente rapporto sulla qualità dell'aria che è stato editato l'anno precedente, vedete che peggiora il numero di persone che vivono in una situazione residenziale con esposizione a inquinanti ambientali superiori alla soglia sanitaria prevista dall'OMS come sicura o insomma più sicura da un punto di vista sanitario, che non sempre coincide con quelli che sono i limiti legali. Per esempio il limite adottato dagli Stati Uniti è più vicino rispetto a quello europeo alla soglia indicata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come problematica, se si supera, quindi come protettiva se non si supera. Quindi la cosa importante, anche perché l'inquinamento atmosferico è fonte di problematiche non solo polmonari, ma anche non solo neoplastiche, ma anche cardiovascolari, endocrine e così via. In particolare il maggior effetto addirittura dell'inquinamento atmosferico viene espletato sull'apparato cardiovascolare. Noi abbiamo una serie di problemi in Puglia che riguardano Taranto e Brindisi, lo sapete bene, c'è un rapporto dell'Agenzia Europea per l'Ambiente che classifica Brindisi al 18° posto e Taranto al 56° posto come impianti fonte di maggior danno ambientale e sanitario in Europa, stimando anche addirittura in centinaia di milioni di euro, rivedete quelli che sono i contributi di danno di questi impianti. Ne abbiamo anche uno più piccolo sul nostro territorio, quindi Sud Salentino, al 586° posto del certificio, e poi abbiamo la problematica del trasporto degli inquinanti, che è una criticità potenzialmente esistente, ma insomma scarsamente valutata. Se è vero che insomma la situazione dei livelli di media annuale del PM5 e del PM10 in Salento sembrerebbe insomma superiore rispetto a quelli di altre zone della Puglia o dell'Italia meridionale. E quindi questo è sicuramente un dato interessante, perché siamo sempre sopra la soglia di sicurezza sanitaria dell'OMS, pur essendo nell'ambito dei limiti di legge, ma ripeto, è un problema europeo, perché di fatto tutta l'Europa, vedete, vive l'81% della popolazione europea vive su dei livelli, vedete quella prima, il primo grafico, su dei livelli di esposizione superiori alle soglie OMS, e se quindi solo il 21% della popolazione europea vivrebbe in situazioni normativamente accettabili se come limite legale fosse accettato quello OMS. Ho un'ultima slide che riguarda questo, che è emblematico un po' della situazione della Puglia, che rende ragione anche un po' dell'impegno necessario che dobbiamo mettere tutti noi nel discorso del rispetto dei trattati di Parigi sulle emissioni industriali, perché vedete la Puglia è il massimo contributore per esempio di idrocarburi policiclici aromatici in Italia, no? tra le varie regioni. Quindi è una problematica che sicuramente va affrontata, perché ogni problematica di inquinamento ha una ricaduta in termini di salute, ripeto, non soltanto in termini neoplastici, ma anche in termini di malattie cardiovascolari, malattie respiratorie, malattie metaboliche, insomma. Grazie. Io adesso, brevissimo, voglio ancora due minuti, voglio fare un'altra domanda, perché ieri sera eravamo con te a Corigliano d'Otranto e c'è stata la costituzione di un nuovo tavolo. Qualcuno ride sul fatto che stanno nascendo molti tavoli, e ben vengano questi tavoli, ben vengano, perché significa che ci sono medici, cittadini attivi, esperti, scienziati, sindaci. Ieri sera c'erano una decina di sindaci a Corigliano d'Otranto, abbiamo parlato della questione Galatina, la questione Colacem, ma non solo Colacem. Questo per far capire, questa è la domanda che voglio fare al dottor Piscitelli, è questo: ma possiamo dire, quando diciamo zona cluster, la Grecia Salentina, per cui anche la zona che riguarda l'insediamento della PRT, questa centrale di depressurizzazione, poi l'ingegner Emanuele ci spiegherà brevemente di che si tratta, questa è una zona sulla quale si può aggiungere
un nanogrammo ancora di PM10 e PM2.5? Cioè, se aggiungiamo qualcosa in quella zona, andiamo a insidiare ancora di più in maniera pericolosa la salute delle persone? Perché una delle cose che dicono da DAP è che si tratta come accendere il gas della cucina di casa. In realtà poi scopriamo forse, ingegnere, che c'è qualcos'altro dietro, no? Dopo ce lo spiega. Ma in quella zona è possibile ancora permettere una roba che può avere una perdita del 3% l'anno, eccetera, eccetera? O credo che ci sia anche una posizione, lo so che è insidiosa, lo so che è insidiosa, e tu devi essere sincero che sei un cittadino attivo. Questa è una bella domanda, perché per fornire delle risposte bisognerebbe avere dei dati, no? Io quello che posso dire è che attualmente, ripeto, noi abbiamo, come avete visto dal grafico riferito al Salento, abbiamo una situazione che è, per quanto riguarda le stime dei dati sulle polveri sottili, quindi sugli inquinanti PM10, PM2.5 in Salento, che sono a norma di legge, però abbiamo detto che in tutta Europa l'essere a norma di legge vuol dire che non è per forza protettivo per la salute, perché abbiamo questi limiti dell'OMS che sono fatti a metà, quindi è difficile dire e quantificare questo, bisognerebbe avere il dato della stima di quello che viene immesso, ma questo vale su tutti gli impianti, perché in quell'area comunque sia, comunque vengono autorizzati tante nuove situazioni. Quindi io penso che probabilmente è giunto il momento che la cittadinanza si interroghi sull'accettabilità sociale nel complesso di quello che si sta facendo come modello di sviluppo del territorio, per passare magari a un modello di salute in tutte le politiche, a partire da come ci spostiamo. Noi potremmo essere un po' la Ferrara d'Italia, anche noi potremmo spostarci in maniera da non causare emissioni in atmosfera, potremmo stimolare il nostro tessuto produttivo ad adottare modelli di sviluppo che siano basati sull'abbattimento della produzione di CO2, quindi potremmo sicuramente ripensare tutto il territorio in quest'ottica. È un caso da applicare in maniera generale, quindi anche a questo ovviamente. Va bene, comunque io conosco il suo pensiero rispetto a questo, perché lui si appella sempre al principio di precauzione. Allora, non abbiamo, lui ha detto, tradotto in italiano significa questo, non abbiamo studi approfonditi che dovremmo ancora approfondire, però io penso che forse la normativa europea ci dice che rispetto a situazioni di questo genere che non sono chiare, bisognerebbe applicare il principio. Il principio di precauzione, ma su tutto quello che riguarda il territorio dove abbiamo delle criticità sanitarie, in particolare questo della Maria Grazia. Allora, aspettate un secondo, così vediamo che commento aprisco questa domanda. Questa è la tabella. Aspetta, se non... Questa è la Area Cluster. Sì. Questa è la Area Cluster. Un secondo, allora. Questa è la zona dove sarà insediato il gasdotto TAP, ma comunque la zona dove vivono tante persone. E questi sono i tumori femminili. Popolazione polmonare femminile, comunque sono dati abbastanza datati, ma ci fanno capire che in quella zona noi abbiamo dei livelli abbastanza significativi e importanti, che almeno penso dovrebbero essere presi in considerazione. Finiamola qui, io non voglio fare un dibattito di tipo scientifico, dico che questo elemento è un elemento importante che va tenuto presente quando si decide di insediare un'infrastruttura così grave, così importante, che non ci garantisce al 100% che non ci siano ulteriori... Professore, venga. Questo è la foce d'avanzare. Allora, guardatela bene questa cartina, che poi... sulla quale poi magari rifletteremo, perché la mia intenzione, e credo anche quella dei sindaci, che non finisce qui stasera. Creiamo una sorta di, tra virgolette, Parlamento ambulante. Il CSV per esempio ha realizzato 98 incontri di questo genere in provincia di Lecce. Torniamo di nuovo a farne degli altri, perché questo tipo di informazioni ce le abbiamo e bisogna farle conoscere. Allora, tu vuoi aprire una fabbrica a Melendugno? Prego.
Vuoi aprire una fabbrica che inquina a Lecce? Prego. Vuoi aprire una fabbrica o un cementificio a Lentinuso? Prego. Questa qui significa che bisogna applicare il principio di precauzione. E questi sono soltanto gli aspetti che riguardano i tumori polmonari. Poi parliamo anche di quelli cardiovascolari. Mi diceva il dottor Prisco Piscitelli che molte volte quando ci sono emissioni dalla centrale come quella di Cerano, noi abbiamo, misuriamo ai pronti soccorsi, al pronto soccorso, un aumento degli infarti, perché non c'è soltanto i tumori, eh? Bene, Prisco, però vieni qua sopra perché mi sento molto sicuro, perché sì. Allora, è arrivato il dottor Forges D'Avanzati e a lui, ecco, abbiamo parlato un po' della sporcizia che crea un modello di sviluppo che punta soltanto a business e che quindi non ha una dimensione etica. Allora, in questo caso noi abbiamo domande di insediamenti nuovi che arrivano in questo territorio e vecchi che devono in qualche modo essere riconvertiti. Noi abbiamo per esempio anche all'AIA l'autorizzazione ambientale per quanto riguarda Colacem che si sta discutendo ora. Abbiamo anche una ricerca dell'Università di Lecce che ci dimostra che la saliva dei bambini della zona di Galatina è superiore del 50% alla modificazione genetica del DNA della loro saliva rispetto a Lecce. Uno si aspetterebbe che a Lecce ci fosse più inquinamento, più traffico veicolare, no, ce l'abbiamo, io non dico che Colace, assolutamente, ma sicuramente c'è qualcosa da capire in quella zona. Ora, questi modelli di sviluppo, compreso per esempio l'ultimo che è TAP, no? Perché in fondo è un modello di capitalismo che arriva in questo territorio. Ma sono delle cose così episodiche, l'iniziativa di un governo a zero, bla bla bla, potrebbe essere democratico, potrebbe non essere democratico, non ha importanza, non è questo il momento per discuterlo. Ma c'è un disegno globale di un neocapitalismo che ha una metodologia per realizzare il business che ci dovrebbe preoccupare? Allora, grazie per l'invito, grazie per la domanda. Rispondo subito dicendo non una banalità, cioè il capitalismo in sé non ha nulla di morale. E quindi non possiamo appellarci ad argomenti di natura etica per contrastare questi fenomeni. Soltanto viviamo in una stagione di forte ristrutturazione del capitalismo su scala globale e ancora più su scala italiana, e per quanto riguarda i crescenti dualismi regionali. Faccio una breve parentesi, un breve excursus sul primo aspetto, cioè sulla ristrutturazione del capitalismo su scala globale. Quella che stiamo vivendo in realtà non è una crisi nell'accezione tecnica del termine, cioè non è una recessione, è certamente una recessione in termini di calo del tasso di crescita del prodotto interno lordo, ma è soprattutto una enorme redistribuzione del reddito che va dal lavoro dipendente, dalla piccola impresa, al grande capitale multinazionale e alla finanza sovranazionale. Questo comporta un trasferimento non solo di reddito, e questo trasferimento di reddito è fatto attraverso l'incremento della tassazione sul lavoro e anche su quelle che venivano definite le classi medie, ma è anche un trasferimento, anche e soprattutto un trasferimento di potere politico, cioè le dinamiche economiche non hanno effetti soltanto sulle economie reali, sulle nostre vite quotidiane, hanno effetti anche sulla redistribuzione del potere politico fra gruppi sociali o, come si diceva un tempo, fra classi sociali. I processi in atto sono processi di finanziarizzazione e in buona misura, anche se ci sono tendenze rilevanti di indietreggiamento, di globalizzazione. La finanziarizzazione è un meccanismo per il quale si fanno profitti attraverso attività speculative, vendita di titoli sui mercati finanziari. La globalizzazione e l'accelerazione dell'unione internazionale di capitale. Mettiamo assieme questi due elementi. La finanziarizzazione implica un declino degli investimenti reali, degli investimenti produttivi, poi arrivo subito alla domanda. La finanziarizzazione. La globalizzazione implica un meccanismo di competizione tra stati per l'attrazione di investimenti. Soffermiamoci su quest'ultimo aspetto. Che cosa fanno i governi? E qui arrivo a TAP e ad altro. Che cosa fanno i governi per attrarre investimenti e perché devono farlo? Devono evidentemente, in un contesto di globalizzazione, cioè in un contesto di competizione tra stati, devono giocare al ribasso sui diritti
diritti dei lavoratori, sui salari, sulle tutele ambientali, ma sono costretti a farlo perché l'unica possibilità che un governo ha di essere rieletto è di attrarre investimenti diretti esteri, cioè investimenti speculativi che derivano dall'attività finanziaria e investimenti reali da parte di grandi imprese multinazionali, perché solo così facendo si può immaginare di riattivare il tasso di crescita anche senza creazione di posti di lavoro. L'importante è che si generi crescita e che si mantenga l'attuale regime redistributivo così come sta, e per fare questo bisogna appunto giocare al ribasso sui salari, giocare al ribasso sui diritti, giocare al ribasso sulle tutele ambientali, giocare al ribasso sulla tutela del paesaggio e della salute. Ho premesso il fatto ovvio che qui non c'è nulla di etico, questi sono meccanismi in qualche modo implicati dai meccanismi di riproduzione del capitalismo per come lo conosciamo oggi. Che cosa sta accadendo in Italia? In Italia la ristrutturazione del capitalismo italiano sta avvenendo schematicamente in questo modo, a partire dal 2008 a oggi, dallo scoppio della crisi. Abbiamo perso 25 punti di produzione manifatturiera dal 2008 a oggi. Il Mezzogiorno è quasi completamente desertificato dal punto di vista industriale per effetto delle delocalizzazioni, dei fallimenti, dell'incapacità di attrarre investimenti in loco. Abbiamo poche imprese innovative che sono localizzate prevalentemente nell'area alpina, diciamo Lombardo, Veneto e Piemonte. Queste imprese non fanno più produzione per la vendita interna, sui mercati interni, ma sono le poche, il 20% stima Istat, le poche imprese esportatrici che abbiamo. Ma che tipo di esportazioni fanno? Fanno prevalentemente attività di subfornitura nei confronti di imprese collocate nel nord Europa, in Germania, nei paesi satelliti. Che cosa sta accadendo nel Mezzogiorno? Desertificazione industriale, progressivo invecchiamento della popolazione. Svimez, che è la maggiore associazione di studi sul Mezzogiorno, parla sempre più frequentemente di un vero e proprio tsunami demografico, cioè nel giro dei prossimi 20 anni la popolazione residente nel Mezzogiorno sarà prevalentemente over 60. Crescita dei tassi di disoccupazione, calo dei consumi. Mettete assieme questi due aspetti. Le poche imprese, il 20% del totale delle imprese italiane, innovative di più grandi dimensioni, che fa rapporti di subfornitura, cioè vende prodotti intermedi alle imprese tedesche o olandesi. Un Mezzogiorno sempre più desertificato, con una domanda di beni di consumo in costante calo, è evidente che il Mezzogiorno non interessa più, cioè non svolge più la funzione che ha svolto negli anni 50, 60, 70, 80, di mercato di sbocco delle produzioni settentrionali. A questo punto subentra un'ulteriore considerazione, cioè quando un territorio, una macro area, il Mezzogiorno o una micro area, il Salento, si impoverisce costantemente in termini di capacità produttiva e di produzione di prodotto interno lordo, perde anche potere politico. Cioè il discorso che spesso si sente fare sulla selezione delle classi dirigenti nel Mezzogiorno è un discorso sì importante, nel senso che abbiamo rappresentanti, eleggiamo parlamentari locali che effettivamente di fatto non fanno gli interessi del nostro territorio. Ma questo io devo parlare. In un processo più generale, che non riguarda l'individuazione del singolo parlamentare, ma nel fatto che il singolo parlamentare, quando va a contrattare a Roma questioni che attengono ai trasferimenti pubblici nel Mezzogiorno, alla tassazione nel Mezzogiorno, alla tutela del paesaggio e dei diritti ambientali, porta con sé un prodotto interno lordo molto più basso rispetto a quello dei parlamentari del centro-nord
In altri termini, siamo molto facilmente ricattabili e questo spiega perché nel corso degli ultimi anni le politiche cosiddette di consolidamento fiscale, termine elegante per dire austerità, che non è più politicamente corretto, le politiche di consolidamento fiscale in termini di riduzione dei trasferimenti pubblici e di aumento della tassazione è gravata maggiormente sul Mezzogiorno, cioè, per quanto possa sembrare controintuitivo, i governi italiani che si sono succeduti dal 2010 a oggi hanno fatto politiche di austerità con maggiore intensità proprio nei territori più poveri. Lo dico su fonti ufficiali, Istat e MEF, Ministero dell'Economia e delle Finanze, cioè abbiamo noi residenti del Mezzogiorno una spesa pubblica pro capite inferiore ai residenti del Nord e una tassazione pro capite superiore alla tassazione nelle regioni del Nord e del Centro-Nord. Quindi, rispondendo alla domanda e concludendo, la recessione meridionale, la recessione italiana in generale, ancora più la recessione meridionale, comporta uno spostamento dei poteri politici che fa sì che il Mezzogiorno diventi sempre più una terra ricattabile. Prima conclusione. Seconda conclusione, tornando al tema iniziale della finanziarizzazione. La finanziarizzazione è un meccanismo che genera un abito mentale short termism, cioè quello che fanno i grandi speculatori finanziari ottenere profitti nei mercati finanziari in un'ottica di breve o di brevissimo periodo. Esatto, ottenimento di profitti immediati, anche perché considerate che i mercati finanziari sono virtualmente aperti 24 ore al giorno, se andiamo dalla California al Giappone. E quindi, ultima considerazione e termine, è evidente che un capitalismo di short term, cioè un capitalismo che guarda al breve periodo, è strutturalmente incompatibile con la tutela dell'ambiente e del paesaggio. Questo è. Capisco che sono termini, diciamo, di tipo scientifico, però la conclusione è molto chiara. Questo tipo di capitalismo, questi modelli che vogliono essere portati nel nostro territorio, che siano il mantenimento ancora per 8-9 anni di Cerano, che di questo stiamo parlando, oppure la nuova AIA a Colacev, oppure l'insediamento di TAP, oltre a uscire fuori da una logica di carattere etico, consumano il territorio con una metodologia short term, cioè significa brucio immediatamente, faccio profitto, poi non importa se domani lascio sul territorio morte, malattia, eccetera, eccetera, perché la logica del capitalista è la logica del suo profitto. L'aggravante qual è in questo momento? Però mi corregga se l'aggravante è che noi abbiamo una classe politica che non ha il peso sufficiente per invertire a livello nazionale questo tipo di decisioni, per cui i nostri parlamentari che sono nel Parlamento italiano hanno una voce molto flebile, ma c'è una cittadinanza però che urla, c'è una cittadinanza e ci sono sindaci che non si fanno comprare. Stasera ne voglio dire quali sono quelli che almeno hanno riconfermato la loro adesione: Castri di Lecce, Martano, Melendugno, Vernone, Zonnino, Gallipoli, Nardò, Galatone, Lecce, Cannole, Castro, Soneto, Corigliano d'Otranto, Calimera, Surano, Minervino, Carniano, Collepasso, Sternatia, Uggiano, Alessano, Trepuzzi, Martignano, Lizzanello, Surgo, Melpignano, Salve, Giugianello, Giurdignano, Allora Trepuzzi, il gruppo di minoranza, scusate. Era
Latina, il sindaco di Galatina è qui. Eravamo arrivati a Ortelle, Palmaligi, Patù, Galatina, Galatina, che c'era, Racale, Campi, Sogliano, Monteroni, Scorrano, Salice Salentino, Casarano, Arnesano, Caprari di Lecce, Castigliano del Capo. Va bene? Tricase, minoranza. Meritano un applauso, alziamoci. Diciamo che non sono quattro gatti, Cavallino mi dicono una minoranza. Castigliano dei Greci, minoranza. No, c'è un virus che si sta diffondendo io. C'è anche il sindaco di Aradeo? Sono convinto che arriveranno anche altri. Prego. A scanso di equivoci, signori, scusate un attimo, perché io ci tengo molto a puntualizzare questa cosa, perché può sembrare banale e stupida, ma per un'amministrazione o dei sindaci che sul territorio sono attivissimi, è chiaro che un sindaco non deve lottare solo contro la DAP, soprattutto in questo periodo, ma anche delle responsabilità connesse al territorio. Voglio dire che questa assemblea è stata voluta in maniera uniforme e senza distinzioni di ruoli da tutti questi sindaci e da tutte queste minoranze che Vici Russo ha elencato. Questo è importante perché in questa lotta non ci sono primi attori o secondi attori, non ci sono gruppi politici, è una lotta apartitica e tutti i partiti che vogliono prendere parte possono dire la loro. Noi siamo contro tutti quei partiti che in questa lotta non ci stanno. Grazie. Mi diceva Marco Modica, ovviamente l'elenco è provvisorio perché è in progress. Bene, dopo questa pausa bellissima, tra l'altro è stata un'ovazione direi, ma probabilmente un'ovazione non contro qualcuno, ma per dire è questa la volontà del popolo del Salento. Se qualcuno vuole dimostrare il contrario, prego, vengano qua, non c'è problema. Non c'è bisogno che vadano in televisione davanti al giornalista a dire portino il popolo, non il popolo informato, e ci convincano che hanno ragione. Però qua non abbiamo mai visto nulla. Poi aspettiamo anche il sottosegretario che verrà, vediamo che cosa a Merendugno. Ecco, cioè, tra l'altro voglio dire, mi ha proprio comunicato stamattina, poi facciamo la seconda parte, che il 2 c'è un incontro importante a Merendugno, verranno le persone, le vittime della strage di Viareggio, verranno a raccontare la loro storia. Sarà interessante capire dove porta poi questa forma di capitalismo oppure di massimizzazione dei profitti a scapito della vita delle persone. Bene, facciamo una sterzata leggera e con questa velocità, 10 minuti ciascuno circa, e parliamo con professor Nicola Grasso di diritto costituzionale. Allora, noi ci siamo trovati in questi ultimi mesi, professore, in questi ultimi anni, perché il problema è ampio, il giorno 6 ne avete parlato abbondantemente di questo aspetto, c'è una sorta di conflitto che si è generato tra una cittadinanza attiva, informata, e mi onoro, sono qui stasera per questo motivo, Marco Cotini, sono qui come volontario, non come giornalista, ma come volontario del Forum Terzo Settore, del mondo associativo salentino, che immediatamente abbiamo visto un accordo con questi sindaci che individuano e
definiscono chiaramente un impegno a favore dei beni comuni. Ha ragione Luca a dire che non c'è schieramento politico in questo caso, perché il bene comune è il bene di tutti, è il bene di Casarano come è il bene di Lecce, è il bene per tutti quanti, per cui le divisioni avvengono sulle modalità per raggiungere il bene comune, perché io do per scontato, professore, che l'obiettivo della politica è il bene comune, quello dell'impresa è il profitto, vediamo poi come i controlli che bisogna fare, ma l'obiettivo della politica sono i beni comuni. Noi abbiamo assistito a un conflitto molto forte che ha messo KO tanti cittadini. Ci sono 46 salentini che hanno fatto una manifestazione, proprietari di terreni nei quali venivano abbattuti gli alberi, ricordate la storia, no? Della xylella fastidiosa, gli abbattuti gli alberi, fermati le ruspe eccetera eccetera, poi una manifestazione che andava oltre probabilmente, ma che ha portato 46 cittadini attivi salentini a finire davanti al tribunale di Brindisi. Quindi una serie di cose di questo genere che io non conosco, una situazione di questo genere nel nostro paese. Ecco, io conosco, sono stato tanti anni a Bologna, guardate, lo dico 30 secondi, perché a Bologna, se il pubblico del Bologna non gli piace come l'allenatore sta allenando la squadra, lo fischiano e lo fanno andare via. E il ruolo del popolo, dei cittadini, del popolo sovrano è fondamentale. Non possiamo mettere a tacere i cittadini che protestano. Se arrivi da me e mi stai buttando a terra un albero di olivo e io ti chiedo mostrami le analisi e tu mi dici che non ce le hai perché a vista c'è la xylella. Oh. Ma di che stiamo parlando? Scusate. Ma di che stiamo parlando? Allora, accade questo e io vorrei chiedere al professor Castro se è preoccupante e se la Costituzione invece ci indica un'altra modalità di vivere la vita politica. Qui non stiamo attaccando un Presidente del Consiglio, un Ministro, non è questo il problema. Vorrei capire però, vorremmo capire tutti, ma la Costituzione che cosa ci dice? Ci dice che possiamo muoverci protestando, proponendo, ci dice che siamo cittadini in pieno del nostro potere di cittadini, oppure ci dice che dobbiamo starci zitti o dobbiamo, diccelo tu almeno perché ti do per tu, dobbiamo starci zitti, dobbiamo parlare, cosa dobbiamo fare? Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Ha diritto anche Morciandile, o Carrile, diciamo mai. Grazie a Luigi Lusso per l'invito, soprattutto grazie a tutti voi che siete qui numerosissimi nonostante le condizioni climatiche avverse, ma evidentemente vuol dire questo che l'attenzione verso queste tematiche sta diventando molto molto intensa in questo territorio che, come è stato detto poco fa, spesso ha dormito, spesso è stato silente, è stato distratto, e questo ha permesso a molti di immaginare che questo territorio fosse il più idoneo a compiere, diciamo, quasi degli esperimenti di imposizione di scelte dall'alto, forse proprio immaginando che il popolo di queste terre, abituato per secoli a sopraffazioni, a un regime feudale, ad avere anche politicamente dei ras che in fondo si comportavano come dei feudatari, fosse in qualche modo molle e non pronto a reagire. Forse effettivamente non è stato prontissimo a reagire, ma mi sembra che adesso la sensibilità su queste tematiche sia aumentata. Io cercherò di parlare in nome dell'unica cosa che in un certo senso ci unisce come italiani, ci tiene insieme, costituisce il testo fondamentale su cui noi costruiamo il nostro essere nello stesso territorio, che ci è dato come, ci è stata data come testimonianza e come lascito dalle lotte partigiane, da chi ha combattuto nella seconda guerra mondiale, di chi ha sofferto e della Costituzione della Repubblica Italiana. Oggi noi dobbiamo parlare dei diritti che sono previsti all'interno di questa Costituzione. Dobbiamo ricordare sempre che la Costituzione ci dà dei diritti che ci rendono cittadini,
e non sudditi come vogliono che rimaniamo sempre e comunque. Dobbiamo spogliarci da questo ruolo di sudditi, dobbiamo spogliarci da questo ruolo nel quale noi immaginiamo che ci debba essere sempre qualcuno dall'alto che ci dà il lavoro, che ci dà il diritto alla salute, che ci dà le cure, che ci dà tutto quello di cui abbiamo bisogno. Noi non dobbiamo aspettare che ce lo dia qualcuno, perché quei diritti sono nostri, sono dei diritti dei cittadini, ci sono dati dalla Costituzione sin dal 48. Quindi quello che viene fatto in nome dei diritti è qualcosa di pienamente legittimo, perché il popolo si deve prendere ciò che è suo. E la tendenza, più recente, purtroppo, è sempre più quella di evitare che le decisioni o i flussi, diciamo, i flussi decisionali o comunque tutto quello che riguarda il popolo venga deciso dal popolo, ma si cerca di spostarlo sempre più in alto. Ovviamente su questo le leggi elettorali sono emblematiche, cioè le leggi elettorali sono costruite in modo tale che il collegamento fra elettori ed eletti, soprattutto ovviamente legge elettorale per Parlamento, il collegamento fra elettori ed eletti sia il più lontano possibile. E ovviamente questo mette in crisi la democrazia rappresentativa, mette in crisi tutte le ipotesi possibili di democrazia partecipativa, di democrazia comunitaria. Tutto ci viene calato dall'alto, come se fosse qualcosa di ineluttabile. Questo è l'elemento che viene all'occhio oggi. Tutto sembra ineluttabile, è così e non può essere diversamente. Ma perché? Perché non interloquire con i cittadini, spiegare quelle che sono le ragioni per cui è necessaria un'opera o meno? Forse lo si fa perché se lo si spiega, il cittadino di buon senso, non serve neanche lo scienziato, il cittadino di buon senso capisce che tutto ciò che viene fatto e viene promesso come sviluppo, come crescita, in realtà non è altro che una fregatura, diciamo così, per il territorio. La promessa di posti di lavoro, la promessa di crescita, sono tutte cose finte. Il progetto di sviluppo che viene proposto a questa terra è un progetto vecchio, antico, che suona da anni 70 o anni 80, il consumo del territorio, la creazione di impianti industriali, sono tutte cose vecchissime, sono cose che non si vedono più da nessuna parte. E perché noi dobbiamo subire opere vecchie? Dobbiamo subire a tutti i livelli, sono la 275 un esempio, cementifichiamo, asfaltiamo, costruiamo gasdotti. E questo, ripeto, non è solo una questione nostra. Quando quest'estate sono venuti molti amici, colleghi, hanno visitato la straordinaria costa di Melendugno, che è qualcosa di eccezionale, sono rimasti ovviamente basiti alla notizia che è lì che dovrà approdare il gasdotto. Non ci volevano credere, voglio dire, non erano dei barricaderos, erano, diciamo, persone che appunto utilizzano il buon senso. Il buon senso non è, è una cosa molto importante. Sì, ma ripeto, probabilmente non la fanno, ma noi dobbiamo discutere oggi delle modalità attraverso cui si arriva a queste decisioni, del perché i diritti costituzionali oggi sono messi così in discussione. Tant'è che quando si parla dell'articolo 9, ossia del fatto che la Repubblica tutela il paesaggio, il patrimonio storico e artistico della nazione, si parla di qualcosa che è eventuale. Sì, però ci sono le esigenze di progresso e di sviluppo, nulla di più sbagliato. Oggi il progresso e lo sviluppo marciano di pari passo con la tutela dell'ambiente e del paesaggio. Non è più accettabile in un paese democratico, civile come il nostro, che ci siano tutt'oggi delle infrastrutture pesantemente inquinanti che portano ai dati
che conosciamo, cioè di un'incidenza tumorale che è assolutamente intollerabile, ripeto, non è accettabile che di questi tempi noi abbiamo ancora l'Ilva, abbiamo ancora Cerano, abbiamo ancora tutto ciò che ci rende la vita triste, impossibile, precaria, quando ormai tutto il mondo va verso il risanamento ambientale e tutto ciò che è compatibile con la vita di tutte le persone. Perché a noi è toccato questo? Ripeto, probabilmente c'è l'idea che qui debba esserci una sospensione dei diritti costituzionali, perché è sempre stato così, perché si è sempre fatto così. Il popolo era abituato a tacere, perché sotto ricatto per un posto di lavoro, sotto ricatto per un posto per un ricovero all'ospedale, sotto ricatto per godere dei diritti più importanti. Ora basta, non è più il momento di andare col cappello in mano dal politico a chiedere il posto di lavoro. O peggio ancora, per avere la visita oncologica a distanza di breve tempo, l'operazione a distanza di breve tempo, perché il primario è stato nominato dal politico. Basta, non è più questo il momento. Abbiamo il diritto alla salute, abbiamo il diritto al lavoro, abbiamo, ed è il caso di dirlo in questo caso, il diritto e la libertà di manifestazione del pensiero. Ahimè, di cui molto spesso abusano. Di cui, ahimè, molto spesso abusano quelli che cercano di, come dire, contrastare le cose che noi, appunto, sommessamente diciamo, gli attacchi bullisti che noi abbiamo sul web, io, Luigi Russo, Ivano Giofreda, sono veramente qualcosa di inaudito rispetto a ciò che diciamo con molta pacatezza. E un'altra cosa importante è la libertà di circolazione e di soggiorno, che oggi è il tema sul piatto, sul tavolo. Sapete bene che lunedì è stata pubblicata un'ordinanza del prefetto che, diciamo, utilizzando in maniera un po' eccessiva i poteri che la legge gli conferisce, ha limitato appunto la circolazione e all'interno di alcune aree. Bene, io ritengo che questa decisione vada a ledere l'articolo 16, perché la libertà di circolazione e di soggiorno può essere limitata, ma deve essere sempre fatta in modo ragionevole e per un periodo di tempo limitato e dinanzi a comprovati motivi di ordine pubblico, che in questo caso non sono del tutto presenti. Quindi questo è un altro aspetto, un'altra norma della Costituzione, come se già non ce ne fossero tante, che viene in qualche modo piegata alle esigenze di garantire cose che non sono del tutto chiare. E ripeto, quello che a noi importa, e che ha detto prima Luigi, che ci sono appunto 46 persone che sono sotto processo, è che in molti casi queste persone sono esasperate dal fatto che purtroppo l'unico modo per farsi sentire rischia di essere una forma di protesta radicale. E questo va rimarcato, perché in fondo chi protesta non lo fa per un proprio interesse personale, non lo fa per portare avanti delle istanze, ripeto, che rientrano nell'area privatistica, ma lo fanno per far rispettare dei diritti costituzionali. Lo fanno per far rispettare l'articolo 9, l'abbiamo detto prima, l'articolo 32 sul diritto alla salute, il diritto all'ambiente. Cioè sono cose delle quali purtroppo chi si occupa di garantire il bene comune, l'interesse pubblico, sono cose di cui non se ne occupa e quindi se ne devono occupare i cittadini. Ora è il caso di dire che forse è il momento che i cittadini facciano sentire la propria voce, ripeto, ma non per sostenere un politico o un altro politico, per far valere i diritti della Costituzione, che è l'unica cosa che a noi è rimasta come momento di vita. E allora
dobbiamo attuarla questa Costituzione, non la possiamo attaccare al muro, guardarla e dire come fanno alcuni comici, è bellissima, la più bella del mondo, chi se ne frega se è la più bella, la più brutta o è al terzo posto o al quinto posto, non dobbiamo fare della Costituzione un giudizio estetico, dobbiamo dare un giudizio di applicazione concreta, dobbiamo essere, ripeto, titolari di diritti. Finalmente dobbiamo cercare di essere titolari di diritti e questo è molto complicato nel nostro territorio, perché è un territorio, ripeto, abituato a non essere titolari di diritti e quindi questa è una consapevolezza che bisogna acquistare nel tempo, ma mi sembra che siamo sulla strada giusta. Per questo tutte le emergenze che noi abbiamo sul territorio, a partire dalle trivelle di cui ci siamo dimenticati perché siamo presi da altre cose, ma sono lì che incombono, al disseccamento degli ulivi, che io non chiamo xylella perché non la voglio chiamare xylella, perché ancora non sono convinto alla tazza, a Cerano, all'Iva, sono tutte cose che non possono passare sotto silenzio, perché ripeto, non è in gioco soltanto il nostro vivere e essere nel Salento oggi, ma riguarda soprattutto i nostri figli, i nostri nipoti e il futuro che vogliamo lasciare loro, per evitare che questa terra fra 50 anni non sarà altro che un deserto, dove un tempo c'era il turismo, c'era la ricchezza, c'era qualcosa alla quale siamo legati. E non dobbiamo dimenticare che il rispetto del paesaggio, del territorio è fondamentale per l'identità culturale, per l'identità di un territorio. Il territorio non si riconosce nella ricchezza, nel conto in banca o in quante persone hanno la villa con piscina o hanno l'elicottero o hanno tante altre belle cose, lo si riconosce dal legame che c'è tra questo territorio, tra quello che esprime sul piano culturale come retaggio delle radici dei propri antenati e il collegamento con chi vive oggi sul territorio stesso. Se questo manca, questo territorio non solo non ha presenza ma non ha neanche più. Grazie a Nicola Grasso che ci ha fatto capire che questa non è una protesta, ma questa è una scelta di attuare la Costituzione italiana integralmente. E questa è la dimostrazione che il popolo ha una capacità di capire quali sono le priorità di questo Paese. L'impresa, l'attività imprenditoriale deve stare nei vincoli della Costituzione e noi cittadini per questo stiamo combattendo, perché dobbiamo fare innanzitutto un lavoro di tipo culturale, risvegliare veramente queste coscienze. E quello che c'è oggi, lo ripeto, secondo me lo prendo come impegno col Forum Terzo Settore e con gli amici sindaci, mi sembra che siano 47 quelli che hanno aderito stasera, ho fatto un conteggio velocemente, ma è in continua evoluzione, è un impegno che porteremo avanti territorio per territorio, perché dobbiamo parlare anche del Capo di Leuca, Vincenzo Passasera, non soltanto per la questione delle trivelle, parliamo anche della falda, parliamo anche delle discariche in quel territorio, parliamo anche, vi do un'informazione che arriverà a fine mese, diventerà credo ufficiale a fine mese, fine anno, sono arrivati a 60.000 i campionamenti dell'ARIF rispetto alla cosiddetta, la chiamo io, xylella fastidiosa, l'hanno cercata in 60.000 alberi secchi con i sintomi nella zona cuscinetto, l'hanno trovata soltanto in 100 alberi. C'è. Nessuno lo mette in discussione, c'è, ma i 59.900 i 59.900 sono secchi per altri motivi e mi chiedo perché non dobbiamo curarli. Giusto perché le questioni sono tante, perché poi dopo lui parlava prima di soldi, 20 milioni di euro sono già andati alla ricerca, a proposito, basta, dottoressa, professoressa, andiamo all'Università della Basilicata, lei ha una storia stupenda, insomma, dolorosa direi anche, è geologa, ordinaria di geologia all'Università della Basilicata, originaria pugliese, no? Di Ostuni. Salentino. È una donna forte. Io non ho mai capito.
partito e non interessa, mentre per esempio per Nicola Grasso conosco il suo orientamento politico, per lei non lo conosco, perché vedo che si batte con un'energia contro chiunque trova davanti, va bene? Aspettate un attimo solo, se no poi andiamo troppo in lungo e poi piove e cioè non ce la facciamo. Allora, perché abbiamo chiesto di venire ad Albina Corella? Perché sta da diversi anni combattendo contro un mostro sacro che si chiama Eni, e che l'Eni che aspira petrolio da sottoterra in Basilicata con effetti straordinari. Io a lei voglio chiedere due cose: qual è la reale situazione dal punto di vista geologico e qual è, attenzione a che cosa sto chiedendo perché credo che sia importante, qual è oggi in quella università anche la situazione della libertà di ricerca e della libertà dei ricercatori e dei docenti universitari di poter esprimere la verità, perché questo è un tema importante. Io davvero, io sono un giornalista da 30 anni, lo voglio dire ai miei colleghi giornalisti che sono presenti qui stasera, dobbiamo porci il problema della verità, non di chi ti manda le comunicazioni, non chi ha ufficio stampa straordinario, non me ne frega niente degli uffici stampa. Se volete ve ne organizzo uno io con 5 giornalisti e vi bombardano in tutti i modi, cominciando anche dalla Daphne che è stata ammazzata a Malta, ma non è questo il modo di fare le cose. Se poi della giornalista, se poi della giornalista ammazzata a Malta, forse qui in provincia di Lecce bisognerebbe parlare, perché? Perché l'altra sera al report il figlio della Daphne Caruana Carizia ha detto che stava per indagare su un gasdotto che nasce in Azerbaigian e che spendendo, non voglio fare collegamenti, a me interessa però quel giornalismo che deve il tema della verità, questo mi interessa. Poi dopo può darsi pure che la Caruana stesse sbagliando, come sbaglio anch'io quando faccio un'inchiesta giornalistica, ma qui c'è un problema di verità. Vogliamo nascondere il fatto che in provincia di Lecce, non l'abbiamo detto stasera, c'è l'incremento del 38% dei tumori negli ultimi 25 anni? Vogliamo nasconderlo questo fatto? Vogliamo prendere e darci dei pugni nello stomaco tutti per dire svegliamoci per quello che sta accadendo? Perché non è possibile che qualcuno nasconda queste cose. Non è possibile che lo faccia la politica, non è possibile che lo faccia la stampa, non è possibile, nelle strade bisogna andare. L'altro giorno è morto l'assessore regionale Totò Negro. Mi ricordo che quando mi vedeva mi diceva questo, no? Stai andando in giro in tutta la provincia di Lecce a parlare dei tumori. Faccio una piccola riflessione perché lo ricordiamo così, perché è stato un uomo che ha dato molto a questa comunità. Mi diceva, va bene, parla dei tumori, però non spaventare troppo la gente, perché altrimenti si deprime. L'ho visto 6 mesi fa, dopo che la malattia purtroppo l'aveva colpita, mi ha guardato e mi ha detto, basta, non parliamo più, ha detto fai e grida. Lo voglio salutare perché mi ha dato forza e coraggio, perché purtroppo la malattia è entrata anche nel suo corpo, come entra in tantissime persone. Allora, vorrei chiedere, ti ho fatto la domanda, prima di tutto qual è la situazione del sottosuolo della Basilicata, che poi interessa a noi perché noi abbiamo l'acquedotto pugliese da Pertusito, no? Che arriva qua in Puglia, e com'è la situazione nella università anche rispetto al tema della ricerca e della verità, e ti do però 10 minuti. Però io devo fare una premessa necessaria perché loro i cittadini capiscano. Allora, il problema tiene alla tutela ambientale, che è importantissimo perché questo riguarda la salute delle persone, e qui si gioca la partita, perché queste multinazionali sono private, mirano al profitto e quindi non fanno quegli investimenti tecnologici che dovrebbero fare per fare le cose per bene. A ciò si aggiunge che il nostro territorio è complicato, non siamo il deserto dove non c'è acqua, non c'è popolazione, non c'è agricoltura, così quindi gli impatti sono rilevanti. No, qui sono rilevantissimi. Qual è la chiave del problema? La chiave del problema è che il diritto alla salute è sancito dall'articolo 32 della Costituzione ed è un diritto preminente rispetto all'interesse industriale. Quindi, se si dimostra che queste multinazionali
internazionali danneggiano la salute delle persone, le attività devono cessare. È chiaro? Questa è la chiave del problema. Quindi si fa di tutto perché non si conoscano questi impatti ambientali, non si dimostrino e la gente non sa. Difficilissimo è dimostrare il nesso ambientale, è difficilissimo. I cittadini non devono essere informati. Con un mio collega abbiamo scritto un libro sugli impatti ambientali del petrolio, la provincia di Matera, Matera capitale della cultura 2019, non ha trovato 1.000 euro per prenotare delle copie per i suoi dipendenti. I costi sociali e ambientali di queste attività industriali sono molto alti, ma voi avete mai sentito politici che parlano di queste cose? Io raramente, è casuale. No, per due motivi, perché spesso questi, diciamo, gli impatti ambientali si conoscono poco, il nesso causale è poco dimostrato, no, non è dimostrato, e poi perché ci sono degli interessi da parte dei politici. Ricordiamo che in Basilicata, legati al petrolio, ci sono le royalty, sono soldini che vengono gestiti, milioni di euro che vengono gestiti dalla regione. E in questo senso vi invito a leggere il libro Petrolio e politica di Mario Almerighi, un pretore che negli anni 70 ha fatto un'inchiesta sul petrolio e che parla delle connessioni tra petrolio e politica. Tornando al discorso, quindi, dov'è che si gioca la partita? Sull'occultare, almeno in Basilicata, che è un osservatorio privilegiato da questo punto di vista, sull'occultare quelli che sono gli impatti ambientali delle attività petrolifere, perché se si dimostrano le attività petrolifere devono cessare, questo è il punto. Allora se ne vedono di tutti i colori, e la mia vicenda è legata a questo, di tutti i colori, c'è mancanza di trasparenza e legalità, i controlli vengono realizzati spesso dagli stessi controllati. I controlli vengono realizzati da ARPAB, che di nomina politica, con laboratori che non sono accreditati, con 2/3 del personale che è amministrativo, mentre in Norvegia, che è un paese civile, c'è un'autorità di controllo, la Norway Petroleum Safety Authority. Invece qui abbiamo le ARPA che occultano i dati ambientali. Dirigenti dell'ARPA, io dico tutte cose documentate, dirigenti dell'ARPA sono stati rinviati a giudizio dalla Procura di Potenza per questi motivi. I monitoraggi sono spesso inadeguati e insufficienti, come nell'invaso del Pertusillo che ci fornisce acqua, un invaso d'acqua che è ubicato proprio nell'area petrolifera della Val d'Agri. Spesso i controlli sulle prescrizioni dell'AIA vengono fatte preavvisando i controllati. I cittadini, per essere informati, devono fare richieste di accesso agli atti amministrativi, sono numerosissimi, e addirittura scioperi della fame per accedere ai documenti ambientali. Poi ci sono tentativi di, ben riusciti devo dire, di cooptare i controllori e gli enti di ricerca. Qui veniamo alla mia università, l'Univas, che è la mia università, a cui voglio molto bene, però ci sono dei problemi, perché come anche altre università è in sofferenza. Quindi che cosa succede? Viene aiutata a dei contributi, devo dire diversi milioni di euro, ma la regione da dove li prende? Dal capitolo delle royalty del petrolio. Quindi è ovvio che i miei colleghi, insomma, un poco di imbarazzo ce l'hanno a parlare di certe cose. Poi le compagnie anche forniscono finanziamenti di ricerca e poi forniscono anche convenzioni di ricerca. E se si considera che, insomma, il titolare può mettersi in tasca anche una congrua parte di questi finanziamenti, insomma, si capisce perché i più tacciono. Poi c'è anche una cooptazione dei controllori che vanno in pensione, generali dell'Arma, per esempio, che vengono assunti dalle compagnie petrolifere. Poi l'altra questione, procure che hanno difficoltà
difficoltà a fare le indagini, perché o non hanno i soldi a sufficienza o non hanno le competenze tecniche sufficienti. Per cui in Basilicata sta succedendo che i cittadini si stanno organizzando da soli, si stanno autotassando per fare le analisi. Poi succede che quelle mosche bianche, quegli scienziati bianchi, mosche bianche che fanno le denunce, vengono delegittimati e tartassati. Succede anche che avvengano strani suicidi, perché qui non scherziamo, strani suicidi di dirigenti di compagnie petrolifere che volevano nel recente passato denunciare gli impatti ambientali, certe cose che non andavano, e sono stati trovati impiccati. Poi sempre per alimentare il consenso abbiamo queste compagnie che si sono inserite nel tessuto sociale e grazie alla loro liquidità. Le compensazioni le fanno lì? Sì, grazie alla loro, sì. Come le fanno? In che senso? Hanno le compensazioni, 55, qui per esempio in provincia di Lecce vogliono dare 55 milioni adesso, c'è questa, su questa storia c'è stato un grande dibattito. Anche lì abbiamo le royalty, che in teoria dovrebbero essere per l'ambiente, in pratica vengono spese per altre cose. Ecco, ora posso rispondere alla tua domanda, perché mi sembrava doveroso dire questo. Ecco. Allora, vabbè, la mia vicenda che cosa è accaduto? Che in pratica cittadini disperati mi hanno chiesto di studiare delle acque anomale, che puzzolenti, piene di zolfo, calde, insomma che affioravano a circa 2 km dall'unico pozzo di reiniezione petrolifera che c'è in Basilicata, in Val d'Abria, importantissimo perché serve per lo smaltimento degli scarti petroliferi, è molto importante. Disperati si sono rivolti a me, io ho fatto una ricerca, l'ho resa pubblica perché noi docenti dell'Unibas abbiamo il dovere di rendere pubbliche cose attinenti al sottosuolo, ma i risultati o la mia ipotesi scientifica è stata molto scomoda per la compagnia. Perché? Perché io sostenevo, in base alla mia ipotesi, che quelle acque affiorate su suoli agricoli erano acque di scarto petrolifero reiniettate nel sottosuolo e per qualche accidente fuoriuscite in superficie. Ora, la legge vieta che queste reiniezioni di acque di scarto inquinino le falde acquifere. Se si dimostra, la reiniezione deve cessare. Cessando la reiniezione in quell'unico posto, doveva cessare la produzione petrolifera. Quindi cessare tutti questi introiti delle compagnie, ma anche della regione. Quindi in quel momento io sono diventata la nemica numero uno su più fronti. Che cosa è successo? Che nel febbraio 2015 sono andata su presa diretta a dire queste cose e nel frattempo erano in corso le indagini della procura sulla compagnia anche. Quindi le mie dichiarazioni erano pericolosissime e sono stata citata in giudizio dalla compagnia per diffamazione dall'ENI, perché io avevo detto che in queste acque avevo trovato idrocarburi e che quindi potevano essere acque di scarto. Sono stata citata in giudizio. Che cosa è successo poi in quel periodo? Citato in giudizio, mi sono difesa, poi ho vinto. Che cosa sono venuta? Dillo bene che è l'intro, lo abbiamo sentito. Egli mi ha chiesto 5 milioni di euro di risarcimento, danni per danni di immagine. Vabbè, io sono stata risarcita, ma solo per 25 mila euro. Vabbè. Però la cosa interessante è quello che si è saputo dopo, di qua, la, chiamiamola gentilmente collaborazione tra enti di controllo e compagnie. Che mentre io facevo queste dichiarazioni, trovavo questi idrocarburi, facevo queste dichiarazioni pubbliche, li trovava anche Abbab, ma li ha occultati per 3 anni, avendo una multa di 800.000 euro dalla provincia di Potenza. E mentre io trovavo questi idrocarburi e facevo queste dichiarazioni, dalle intercettazioni
della Procura di Potenza risulta che dirigenti di ENI e dirigenti, cioè i capi di un laboratorio chimico, si mettevano d'accordo per filtrare le acque di scarto da rifiutare dai carboni, cioè dagli idrocarburi tramite carboni attivi, filtrarli prima di mandarli al laboratorio di controllo che li autorizzava a reiniettare. Devo dire altro, vuoi sapere altro? No, dico... Ma posso dobbiamo... raccontare? Non mi sapere altro. Hai fatto bene, hanno aggiustato, come dire, prima che venga analizzato. Un minuto, hai finito? Perfetto. No, se ti vuoi chiedere altro, non no, 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 no. No, perché vogliono fare alcuni interventi dopo. E adesso però le avevano bollato come l'assemblea, lo TAP, eccetera, eccetera. E noi abbiamo tenuto fino in fondo l'ingegnere Marbelli. Perché mi ha detto prima, non voglio parlare di TAP, ma non è vero, secondo me, qualcosa ce la dirà sicuramente. Perché abbiamo visto quello che è accaduto lì, delle cose drammatiche, filtrati, cioè ci sono cose che sono vietate dalla legge che venivano fatte. Il tema della sicurezza. Ecco, ti chiedo in 8-10 minuti di dirci rispetto a TAP, ma se vuoi anche allargandoti agli altri insediamenti di tipo industriale, avendo tu anche competenze su tutti gli altri aspetti, come ci si pone rispetto a questo? Possiamo stare sicuri? Scusami, possiamo mettere l'eccellentissimo ingegnere farà il suo intervento. Noi abbiamo bisogno di dire una cosa in 30 secondi. No, dopo. No. Angelo, scusami. Scusami, abbiamo bisogno di parlare 30 secondi. Siccome sono successe le cose gravissime ieri mattina che concernono la libertà dei cittadini che si sta restringendo sempre di più, è bene che lo sappiano tutti quanti. Allora, non puoi aspettare 8 minuti? No, non posso aspettare. Perché la soglia di attesa. Allora, devi fare il moderatore tu. La soglia di attesa. C'è lui che si è prenotato, anche da chi ha. Dice la parola. Pazienza, Angelo, guarda, appena finisce l'ingegnere, la parola. Tra l'altro voglio salutare anche, ci sono dei parlamentari che sono venuti, sono qui presenti, quindi sentiremo anche dopo, perché vogliamo appunto far sapere a tutti qui, è tutto trasparente. Queste cose che stai dicendo, Angelo, le diremo immediatamente quando abbiamo finito il giro di cose. Quindi ci sono alcune parole. Ho capito, sì, me l'hanno detto, di questo ne parliamo sicuramente dopo, ci diamo ancora un po' di tempo successivamente, perché abbiamo bisogno tutti di parlare, abbiamo bisogno che le cose vengano fuori. Ecco, finisco di fare all'ingegnere Manuelli questa cosa e poi dopo interveniamo con voi. Prego, vuoi che ti ripeto la domanda? No? No, vabbè, più che altro perché oramai lo sanno tutti a memoria com'è la storia, potrei dare il microfono a ciascuno dei presenti, anche alle forze dell'ordine, che possono ripetere esattamente quello che già tutti sanno, cioè che praticamente il gas non è acqua di rosa, il gas è una fonte fossile, ha un potere calorifico inferiore 12 volte quello del tritolo, che basta un tubo della nostra cucina di casa che si buchi e che ha più o meno un diametro di questo pollice e si vedono i danni che ci sono. Quindi adesso abbiamo una compagnia che si dichiara esperta nel costruire gasdotti, che usa acciai non dell'ultima generazione, X65, quando già ormai vengono venduti l'X100, quindi qui siamo nel tema del risparmiare sui materiali e sulla sicurezza. Propongono una centrale che è 12 ettari, praticamente un impianto industriale con diverse manipolazioni del gas, tra cui anche manipolazione chimica, perché se io brucio il gas trasformo il metano e gli altri componenti che possono essere ossidati in altre sostanze, quindi è una manipolazione chimica. Quindi se io ho una caldaia che brucia gas ho una manipolazione chimica. Abbiamo il filtraggio, che quindi il gas è un composto fossile,
un composto fossile che viene fuori dalla Terra, dalle profondità della Terra, che contiene tante sostanze, tra cui anche isotopi radioattivi. Per cui quello che viene filtrato, i reflui di filtraggio, contengono anche isotopi radioattivi, vanno trattati in una certa maniera. Noi abbiamo adesso questo impianto industriale a cui si è aggiunto l'impianto SNAM, che anche quello ha un sistema di filtraggio di cui non si sa niente di come vengono smaltiti i reflui di filtraggio. Dopodiché abbiamo la questione annosa, che tutti sanno, degli... appunto, gli spiati a freddo. Cioè, questi prevedono che in caso di manutenzione o di emergenza, che è ancora più grave, perché già è un caso di emergenza, immettono gas naturale tal quale in atmosfera. 99 volte su 100 il gas va verso l'alto, una volta su 100, cioè in particolari condizioni per cui si ha atmosfera stabile, questo gas, uscendo ad alta pressione depressurizzandosi, si raffredda e non va verso l'alto, ma scende verso il basso formando le nubi esplosive che viaggiano per chilometri, lo sappiamo già tutti. Tant'è che basta pensare il perché una piattaforma petrolifera che sta in mezzo al mare, lontano da tutto e da tutti, c'ha una bella colonna con in cima una fiammella. Cosa serve quella fiammella? Perché quel poco di gas che può uscire dal giacimento petrolifero può innescare una nube esplosiva e far saltare in aria tutta la piattaforma petrolifera. Quindi questo impianto, così come è progettato, non può stare neanche in mezzo al Sahara, perché è pericoloso per chi ci lavora dentro. Quasi, praticamente. Mi sembra che la conclusione sia che questo impianto non può stare neanche nel Sahara perché al limite è pericoloso per chi ci lavora dentro. Certo. E dove è stato collocato invece? Tra 30.000 persone, lo sappiamo tutti, lo sanno soprattutto chi ha visto, chi ci vive a poche centinaia di metri. E allora la storia che hanno detto che è come se tu accendi una caldaia del gas in casa non è vera. Chi l'ha detto questa storia? Sì, allora, io c'ero in una trasmissione su Rai 3 con il country manager. Allora, ogni volta che noi accendiamo il fornello di casa, stiamo cercando di capire, per farci la pasta asciutta o per cuocerci la bistecca, noi produciamo CO2, ossidi d'azoto che si trasformano in acido nitrico, ossidi di zolfo che si trasformano in acido solforico con l'umidità dell'aria, PM10, e non ho tenuto conto del PM2,5, CO, altri idrocarburi che non sono combusti. Questo è il nostro fornello di casa. Noi dobbiamo incominciare a pensare, e questo è anche forse uno dei motivi della crisi attuale, che sta entrando in crisi proprio il nostro sistema energetico. Cioè, noi non possiamo più permetterci di utilizzare le fonti fossili, perché inquinano, danneggiano l'ambiente, danneggiano la salute e stanno diventando sempre più costose. Perché se prima bastava fare un buchetto e zampillava petrolio, adesso bisogna scavare sempre più in profondità, diventa sempre più costoso estrarre, diventa sempre più oneroso assicurarsi che i paesi lasciano transitare queste fonti, quindi guerre per assicurarsi queste fonti. Allora, noi quando abbiamo detto no a TAP, ci siamo anche chiesti, vabbè, ma che alternative ci sono? Beh, rendiamoci conto che a livello globale è partita una trasformazione di tutto il mondo energetico che si chiama transizione energetica. Questa transizione energetica
Da cosa è dovuta? Dal fatto che le rinnovabili hanno raggiunto un grado di maturità che oramai possono sostituire in maniera conveniente, economicamente conveniente, le fonti fossili. Non solo, ma questa transizione energetica è anche associata alla trasformazione di tutto il mondo industriale, di tutto il modo di trasferire anche l'informazione e la velocità delle informazioni, e qualcuno l'ha definita la terza rivoluzione industriale. Noi siamo ormai nella situazione che o ci rendiamo conto che c'è questo fenomeno e lo dominiamo o comunque lo controlliamo, o lo dovremo subire, e subirlo non sarà il dolore. È venuto Fabio Tarantino poco fa per dire stringiamo perché sennò la sala si svuota, invece no Fabio, perché mi è arrivata ora la comunicazione che anche il comune di Squinzano aderisce stasera, quindi se stiamo fino a mezzanotte può darsi che arriviamo al 96, 94, dai, torniamo. Allora, hai qualcos'altro da dire o altrimenti apriamo, diciamo, io direi che è stato molto chiaro tutto quanto e il programma era questo. Ora interventi brevissimi per cortesia. Brevissimi, Luigi, perché la gente comincia ad essere stanca. Va bene, presentati, Sergio Starace, sto venendo da te così. Siccome ci conosciamo molto bene, me lo dai vicino vicino così poi quando deve finire. E lui vuole censurarmi per questo. Allora, brevissime considerazioni. E dobbiamo tenere conto di una cosa fondamentale, che è attuare la democrazia. Quando una legge, qualsiasi legge, non incontra il favore popolare, è una legge illegittima ed ogni cittadino ha il diritto, dovere di violarla, ricordiamocelo. Questa è qualunque legge. D'altra parte i politici quando non fanno ciò che vuole il popolo, questo lo diceva Sandro Pertini, vanno cacciati con mazze e pietre, lo diceva Sandro Pertini, non lo dico io, lo ripeto soltanto. Tu parlavi di mezzi democratici, benissimo Luigi, ma sin dove arriva la democrazia? La democrazia è tutto ciò che il popolo fa volontariamente e non dico all'unanimità ma quasi, voglio dire, noi abbiamo il diritto di parlare, va bene? Questo non ce lo negano, però poi quando il nostro parlare diventa agire, innesca l'azione e questa azione è fastidiosa perché ti tiene il potere ricorre ai mezzi repressivi. Io assieme a decine, centinaia di persone sono stato trascinato nella polvere dalla polizia lì a Presidio e sono stato manganellato. Allora cosa bisogna fare quando la parola non basta più, quando comunque la sovranità popolare viene esautorata di fatto perché le forze dell'ordine anziché essere a favore del popolo sono a favore dei padroni e hanno un'enorme responsabilità perché senza di loro i padroni non potrebbero imporre nulla. Ecco perché io ce l'ho con la polizia, non pregiudizialmente, va bene? No, ecco, sono finito una cosa concreta, i sindaci presenti. Volete essere concreti amici, potete fare una serie di cose da subito perché rientrano nei vostri poteri, per esempio per il vostro territorio, soprattutto lì di consorzio di comuni, lo potete fare meglio, potete innanzitutto proibire l'uso dei pesticidi in agricoltura e dei diserbanti, lo potete fare, potete bloccare il consumo di suolo che è un danno irreversibile all'ambiente, sono cose concrete. Io vorrò vedere quante di queste cose nei prossimi mesi verranno fatte dai sindaci presenti in questa assise. Questo voglio vedere. Grazie. Grazie Sergio. Allora, questo ragazzo, poi c'è la Barbara. Allora, io mi presento, sono Giacomo Montefusco, non sono un professore, sono un attivista no DAB, anzi sono un attivista per la libertà. Per la libertà, perché noi siamo qui, noi combattiamo per la libertà. E vi voglio dire un fatto gravosissimo, voglio raccontare un fatto gravissimo e gravoso che è successo oggi, cioè a un nostro compagno, un presidiante, è stato dato un foglio di via. Non so se sapete che cos'è un foglio di via. Il foglio di via non è altro che un divieto di presenza e di transito da un determinato luogo, in questo caso il luogo è Melendugno.
Allora, questo ragazzo ha semplicemente 19 anni ed è il ragazzo più tranquillo, più onesto, più tranquillo. Questo gasdotto non lo vogliono. Allora io faccio parte del presidio da quando il presidio è aperto, da quando è nato, e Riccardo ne fa parte altresì proprio da quando è nato questo presidio. Io non gli ho mai visto lanciare una pietra, una bombola incendiaria, una bottiglia, una molotov, mai. Ha semplicemente detto, li ha chiamati per nome, li ha chiamati mafiosi, queste persone sono delle persone mafiose. E per questo mi stavo dando il foglio di via, quando invece noi giornalmente ci troviamo di fronte a questi carabinieri, a queste forze di polizia, che non fanno altro che picchiarci, perché ci picchiano. Ci picchiano col manganello, con gli sputi, con i calci e non solo. Proprio adesso ho visto un signore qui, che è un ispettore della polizia, che mi ha malmenato, io ero pieno di sangue, lui mi ha risposto semplicemente: sei caduto da solo. E questo che mi ha risposto. Allora io voglio dirvi una cosa, che queste cose devono essere denunciate. E voi vi dovete ribellare, perché non vanno bene questi cazzo di applausi. Vi deve battere il cuore, perché vi stanno togliendo la libertà. La libertà è sacrosanta e dovete ribellarvi. Dovete riempire le piazze come si faceva un tempo. Dovete dire no a questo, a questa mafia. Grazie. Grazie. Due minuti e mezzo. Buonasera, io sono Barbara Lezzi e sono una portavoce del Senato per il Movimento 5 Stelle. Possiamo sentire prima il fuoco? No. Però ragazzi... Ma io guarda, sono qui per ascoltarvi. Ho ascoltato qui delle parole invece di fratellanza tra un popolo che non vuole essere schiacciato. Io posso venire qui e rivendicare la mia azione fuori e dentro il Parlamento, perché noi siamo stati espulsi, siamo stati chiamati mascalzoni e delinquenti, ma io no, attacco l'ho detto. E sono qui perché io il popolo l'ho sempre ascoltato, non mi si può negare questo. E fare la contrapposizione tra noi è quello che indebolisce il popolo Tappo, è quello che vuole Tappo, mettere il bavaglio ai parlamentari che vogliono parlare. E oggi, signori miei, lo ha fatto anche il nuovo quotidiano di Puglia, perché io ho mandato, ascoltatemi, ho mandato un semplicissimo comunicato stampa in cui non dicevo altro che una preghiera agli altri parlamentari del territorio e non solo del territorio, a venire qui ad ascoltare e a parlare, perché se è vero che Tappo è utile, perché se è vero che Tappo ci serve, perché se è vero che con Tappo pagheremo meno bollette, non devono avere paura di venire qui e a parlare con i cittadini che hanno dato loro il mandato di essere parlamentari. Non trattate i parlamentari come un genere superiore che deve stare fuori, chiamateli dentro, in mezzo, devono infilarsi nelle maglie dei cittadini. Questo si deve pretendere dai parlamentari, altrimenti darete loro il potere che si sono preso. Perché signori,
ci sono dei nomi e dei cognomi molto precisi. C'è la Regione Puglia a trazione Vendola che dà il silenzio assenso perché venga autorizzata nella nuova rete dei gasdotti la Regione Puglia. Vilmente concede il silenzio assenso. C'è tutta la maggioranza del Partito Democratico, compresa quella che adesso è diventata articolo 1, che ha detto sì alla ratifica di TAP, che ha detto sì allo sblocco Italia. Quelle persone hanno dei nomi e cognomi. La ratifica era un momento estremamente importante perché lì che si... non parlo. Perché ce l'hai con me? È inutile avercela con me. Ora io vi volevo dire, sì, e io vi volevo... perché io ho avuto anche degli scontri con alcuni di voi, come in questo momento, con il comitato, con Tizio, Caio e Sempronio, però io so che siete delle persone per bene e che non avete picchiato poliziotti e che quello che scrive il nuovo quotidiano di Puglia è falso. Quindi se volete essere incisivi e efficaci dovete essere molti e dovete ben organizzare le azioni che volete fare. In questo fine settimana andremo a fare un'ispezione per vedere lo stato dell'arte dei lavori. Eventualmente procederemo con un esposto se non stanno rispettando per adesso le leggi. Questa è l'unica arma che abbiamo ora. Il resto ce l'avete in mano voi. Grazie. Angelo? I ragazzi che stanno nel fango, nel fango, bisogna avere rispetto di questi ragazzi, non bisogna fare i professori o le professoresse. Poi ringrazio i gentili relatori e Luigi che è tanto caro e tanto professionale, e un ringraziamento ai sindaci, in primis a Marco Codino. Dalla destra sociale, molti di voi lo sanno, abbiamo sempre concepito la politica solo e unicamente in spirito di servizio. E in spirito di servizio vi dico una cosa, che gli spazi di libertà si stanno restringendo. In 40 anni di attivismo politico, sociale, culturale, non ho mai visto come si sta restringendo, si sta aumentando la repressione, perché ieri mattina i ragazzi volantinavano e sono stati manganellati a Lecce. Io non lo permetto a Lecce che si manganellino, non lo permetto. Io ero a Matera, se no sarei salito al prefetto, un amico cittadino, non lo permetto. Quindi siamo in una situazione pericolosissima di corruzione. Cosa può accadere? Si stanno spostando, stanno restringendo, stanno opprimendo. Se era giustificabile la contrapposizione presidio cantiere con dignità differenti, è chiaro, perché i ragazzi logicamente hanno una dignità differente dai poliziotti e dai funzionari, poteva essere giustificabile in questo casino di là sopra. Non è più giustificabile l'esportazione della repressione della libertà. Quindi, chiusa parentesi, chiedo cortesemente ai presenti che ieri mattina hanno documentato, fotografato, hanno qualche documento, di fornirlo, perché è nostra intenzione, insieme ad un pool di avvocati lì
signori, di chiedere, fare un'istanza per capire la catena di comando che ha ordinato in prefettura quella repressione, quella manganellatura, ed eventualmente denunciare questi infamoni, perché questi devono essere impressionati. Va bene? Vi ringrazio. Scusate l'irruenza. Maurizio Pinca, rappresento il comune di Galatone, che ha aderito sin dal principio al tavolo NOTAP e a Corrigi Russo ha realizzato diversi appuntamenti in materia di tutela ambientale. Io voglio aggiungere a tutti gli argomenti che sono stati trattati che poi il comune, diciamo, come comunità di base qualcosa può farla effettivamente, nonostante sia stato espropriato da quasi tutte le potestà, soprattutto in materia ambientale, energetica e così via. Il 24, quindi venerdì prossimo, portiamo in Consiglio Comunale una delibera di moratoria ambientale, perché il nostro territorio, che era nella tabella che è stata mostrata prima in quel cerchio blu per quanto riguarda le incidenze tumorali, è pieno, abbiamo con l'intervento della magistratura bloccato una centrale a biogas e adesso chiuso una discarica di amianto, ma nuovi impianti proprio per quella tendenza economica che diceva prima il professore Borges Davanzati, comunque proliferano e vengono posti in ogni momento questi progetti all'attenzione della nostra amministrazione con i vari sistemi che abbiamo adesso, perché dopo la riforma Madia, con queste benedette conferenze dei servizi asincrone, ti arriva al SUAP una richiesta in 45 giorni, anche col tuo parere sfavorevole, non se ne fregano un bel niente, ti piazzano un bel impianto di smaltimento, di trattamento di rifiuti pericolosi all'interno di un comune che già l'Alpa Puglia, una cosa, la professoressa l'aveva detta, alzando la schiena, a proposito del progetto Eliantos di Casarano, non so se qui c'è Casarano, aveva detto una cosa, anche travalicando diciamo le sue competenze perché erano in materia ambientale, aveva detto il territorio salentino è così pervaso da questo carico ambientale che anche un minimo intervento rappresenterebbe un vulnus irreparabile all'ambiente e alla salute dei cittadini. Allora, se vogliamo veramente, io darò a Luigi questa delibera di moratoria ambientale, che può anche essere una delibera, diciamo, di indirizzo, però potrebbe incidere se la facciamo refluire nelle norme del piano urbanistico generale, perché da quel punto di vista ancora qualche potestà ce l'abbiamo. Poi incominciamo a partire con il regolamento dei beni comuni che diceva prima il professore Borges, con le cooperative di comunità, incominciamo a dare un altro modello di sviluppo a questo paese se vogliamo bloccare questi attentati alla libertà, all'ambiente e alla salute. Grazie. Presidiamo. Buonasera a tutti, mi chiamo Giacomo Lisi e sono il presidente di un'associazione, movimento associazione, che è rivolta verso la democrazia diretta. Democrazia diretta, qui non si è parlato di democrazia diretta, ma questa assemblea, la vivacità con cui si è tenuta, anzi la passione con cui si è tenuta questa assemblea, sembra proprio un ricordo di quello che era Atene 2500 anni fa, dove c'era democrazia diretta e il popolo non votava, o meglio votava non per eleggere, ma per decidere. Qui abbiamo parlato tanto che il popolo, i diritti del popolo, eccetera, ma io vorrei analizzare la questione sotto un profilo razionale e politico. Qui siamo noi siamo di fronte allo Stato contro i cittadini, questa è la rappresentazione. Prego. Scusate, sto precisando. Non è così. Noi siamo la società civile cosiddetta contro i partiti. Perché società civile, sono tante affermazioni e definizioni di società civile, intendo come società civile noi, quelli che si interessano
di politica nel senso proprio della parola, come diceva quella persona che sta adesso qui accanto, cioè la politica vissuta per il bene della collettività. Mentre i partiti politici, bisogna dirlo, ma non per ciascuno fare distinzioni, i partiti politici si sono appropriati di quella che è la sovranità dei cittadini. L'articolo 1 della Costituzione dice la società, la sovranità appartiene al popolo, ma entro i limiti della Costituzione. Tra questi limiti c'è l'articolo 49. Scusate, io vorrei dilungarmi un poco per poter spiegare queste cose. No, non lo dico, io mi sto riferendo soltanto a questo. I partiti sono quelli che sono responsabili della politica. Noi eleggiamo persone le quali, invece di essere gli eletti, non sono affatto gli eletti, sono soltanto persone che si sono procacciate i voti e sono giunti a compromessi con quelli che li hanno votati, con quelli che li hanno finanziati. Ecco perché ci troviamo in una politica relativa e tutti i guasti della politica si riverberano su di noi, si riverberano sull'ambiente, si riverberano su quelle cose che dobbiamo ancora trasformare. Noi che stiamo facendo oggi, abbiamo detto, finisco, c'è una rivolta contro i partiti, perché quelli sono da individuare. Qui non si tratta di rivolta, perché le rivolte purtroppo portano soltanto a eroismi singoli o collettivi. Non sto dicendo una parola grossa, sto dicendo che occorre non già una rivolta, ma una rivoluzione. Però una rivoluzione pacifica, democratica, che potremmo fare soltanto con il voto. Lì c'è scritto Stati Generali della Salute. Io dico che le associazioni, che sono un raggruppamento di cittadini che amano la libertà ma amano anche il popolo e l'ambiente, queste dovrebbero fare in modo da unirsi insieme come Stati Generali, unirsi insieme le associazioni per poter determinare con il voto la mandata a casa dei partiti. Questo secondo me è l'obiettivo, contro i partiti e non verso l'ipotetico governo, verso l'ipotetico governo. Siamo assolutamente d'accordo. Professor Parra. Sarò brevissimo, due cose solamente. Primo, io chiedo al sindaco Marco Poditi, è presente, e agli altri consiglieri di Merendugno, al prossimo di dire subito, quanto prima, un consiglio comunale per dare la cittadinanza onoraria a Riccardo Palma, perché è quello che più si è speso di noi, cioè quello che più si è speso e per la salvaguardia di Merendugno e per la salvaguardia della salute di tutto il Salento. E nel caso in cui, però il sindaco pare che con applauso sia d'accordo, nel caso in cui ciò non dovesse passare, si raccolgono le firme all'interno della cittadinanza di Merendugno per supportare la proposta del sindaco. Primo. Secondo, dobbiamo stare molto attenti a non dividerci. C'è chi è più radicale in mezzo a noi, c'è chi è più moderato, ma ognuno di noi, se è onesto, e io penso che siamo onesti che stiamo qua, ognuno va avanti per la sua strada, ma non si abbandoni mai nessuno e non si dica che qua sono pochi i venti che hanno cercato di bloccare per tanto tempo o lenta le forze del disordine, perché di disordine si tratta e non di forze dell'ordine, di forze dell'ordine della CAP, di forze dell'ordine dello Stato, di uno Stato che non ci sta tutelando, di un governo che non ci sta difendendo. E allora, se vogliamo che i 20 non rimangano più 20, che i 30 non rimangano più 30, tutti quanti noi dammoci da fare e stiamo assieme agli 30, così non sono più 30. Ma se critichiamo solamente non combiniamo niente. Terza cosa, finisco, ho finito. Un'altra cosa, domani mattina nella mia scuola in cui insegno il liceo scientifico di Lano 6 ci sarà il signor Luigi Russo, l'ingegner Emanuele, il dottor Serravezza e Alfredo Melissano del Forum Ambiente Salute. Invito tutti quanti gli altri colleghi presenti, docenti, che facciano la stessa cosa, che si impegnino all'interno dei loro istituti a fare in modo che ci siano incontri collettivi per il diritto alla salute negato.
allora sì, è che di questi incontri, come viene organizzato questa sera dal signor Luigi Russo, ce ne siano sempre di più, a partire dai sindaci presenti in ogni comune si organizzano questi incontri. Questo è un invito, una proposta che lancio a tutti i sindaci presenti e a tutti i 47 che hanno dato la loro disponibilità. Grazie. Grazie. Direttamente da Bisonzo, però sempre tre minuti. Allora, lui mi ha levato le parole di bocca, proprio perché stavo per suggerire, appunto, per contrastare la repressione e quindi fogli di via, come anche hanno fatto in Val di Susa, che le varie amministrazioni, i vari sindaci, a queste persone colpite da provvedimenti repressivi concedano una cittadinanza onoraria, in modo da contrastare in maniera forte e decisa i meccanismi repressivi. Poi mi vorrei riagganciare un attimo al signore che ha parlato ancora prima, quando ha parlato di uno sviluppo diverso del Salento. Questa è la cosa importante, cominciare a pensare in maniera strategica, in maniera complessiva. Prima c'è stato il professore che ha parlato del capitalismo un po', soltanto che ci sono delle cose sulle quali valerebbe la pena soffermarsi. Non è che la politica è debole, la politica è l'espressione del capitalismo, ci chiamiamo, è al servizio, ne abbiamo visto, ci mettono direttamente i funzionari di banca a fare i primi ministri, che altro state aspettando? Quindi, da quando noi ci troviamo in queste situazioni? Prima ha parlato di diversi gruppi sociali o classi, ha detto, bene. Da quando noi si è smessa la lotta di classe, e la lotta di classe ce la fa soltanto il capitale, ce la fanno soltanto le multinazionali, ce la fanno contro, stanno distruggendo le possibilità di vita del pianeta soltanto per la logica del profitto. Quindi necessita rapidamente incominciare a mettere in campo l'alternativa a questo sistema balordo di sfruttamento, mettendo in campo un'economia diversa, non più basata sul profitto e quindi sulla concorrenza, cioè uno sta male e l'altro ci deve approfittare sopra, no, ma un'economia mutualistica, dove tutto quanto è pensato in una logica di reciprocità, scusatemi se incolla la lingua sotto il palato. Questo diventa importante, perché se noi siamo qui questa sera come ci siamo trovati in piazza Sant'Oronzo la domenica delle Palme, no? È perché c'è stata una risposta di popolo, come disse a loro, allora lo ripeto questa sera, perché se stiamo ad aspettare che qualcuno ci tocca le castagne dal fuoco, le castagne bruciano e bruciamo noi in quel fuoco che loro ci stanno preparando, quindi diventa importante che il popolo riacquisisca i propri strumenti organizzativi, che la lotta di classe ritorni quotidianamente, dove il capitalismo, che è la fonte di tutti i disastri del pianeta, venga sconfitto definitivamente. Grazie. Vi prego di non andare via, perché dopo ci sono degli interventi dei sindaci che hanno chiesto la parola, però prima ci sono loro due. Buonasera, io sono l'avvocato Lucarizzo, sono cultore di diritto penale e in questa qualità vorrei fornirvi qualche suggerimento. Non siamo in un'aula di tribunale, per cui non supererò i due minuti, promesso. Il suggerimento è questo, a noi popolo, mi ci metto anch'io di mezzo. C'è stata riforma in materia di reati ambientali, l'ambiente è stato sempre previsto, come già detto prima dagli altri relatori, un bene fondamentale, è stato sempre previsto all'interno della Costituzione come bene strumentale alla conservazione dell'essere umano e allo svolgimento della sua personalità in tutti i settori in cui essa si estrinseca. Sì, chiedo scusa. Ora, il legislatore penale del 2015 ha attribuito ancora più valore al bene giuridico ambiente, perché l'ambiente non viene più tutelato come bene in quanto tale sul piano estetico, ma come bene strumentale alla tutela della persona umana. E questo l'ha detto anche la Corte Costituzionale, che ha sviluppato un concetto di ambiente strettamente connesso al valore della persona umana. Questo significa, cosa significa? Che nel momento in cui qualcuno di voi
lamenta una lesione alla propria salute che è conseguenza di un inquinamento ambientale, questa persona sarà direttamente legittimata ad agire per il risarcimento del danno. Nel momento in cui però si lamenta una lesione potenziale alla salute, vale a dire si lamenta la lesione di un interesse che è un interesse diffuso, cioè che fa capo a tutti noi, come i casi di cui abbiamo parlato, la TAP, Cerano, Dilba, chiaramente il singolo è privo di una tutela specifica. Qual è il mezzo di soluzione per risolvere questo problema? È farsi rappresentare da un ente in cui questi interessi diffusi vengono collettivizzati, altrimenti il singolo cittadino resta privo di tutela. E questo soprattutto alla luce del fatto che l'ambiente ormai viene tutelato come bene strumentale alla tutela della salute. L'interesse alla salubrità dell'aria è strumentale alla tutela della salute. Il legislatore penale, con la legge 68 del 2015, ha inasprito le pene, ha eliminato la netta distinzione tra reati di pericolo e reati di evento. Ora sono previsti reati di evento all'interno del codice penale. Quindi sono cadute in disuso le vecchie contravvenzioni fondate sulla semplice messa in pericolo del bene giuridico ambiente. I nuovi reati ambientali sono reati scritti bene. Va fatto un complimento al legislatore da questo punto di vista, perché è stata una cosa fatta davvero bene. Reati scritti bene, pene inasprite che consentono al cittadino di avere una tutela ormai all'altezza. Grazie. Grazie. L'unico c'è l'intervento di Marco Bottini e Luca. Ciao Sindaco, buonasera a tutti. Gianpaolo Facco, sono un consigliere di minoranza di Cavallino. Io volevo intanto ringraziare, sono contento di questa serata organizzata, perché ha dato la possibilità di riunirci tutti, e questo che sia una... Tu sei quello della prateria di Posidonia, giusto? Io sono un tecnico, ho studiato, ci sono tanti aspetti oscuri in questa vicenda. Uno di questi l'ho studiato con un gruppo di colleghi e sinceramente su questo aspetto noi abbiamo ancora tanti dubbi che non sono stati chiariti. Quindi io provo a leggervi qualcosa, prendo spunto dalla cartografia dei fondali attistanti alla località di Sofoglio. Due minuti. Io chiedo... Non fare l'ingegnere, di velocemente, in due minuti il concetto. Dai. Posso leggere? Così sono ancora più chiaro. E io ringrazio anche il sindaco se ci dà delle risposte su questo. Alla luce dei rilievi effettuati, questa è TAP che parla nel suo progetto per il microtunnel, è apparso evidente che una volta l'area era occupata da una prateria di posidonia oceanica ormai estinta, di cui esistono nella zona costiera ancora limitate parti in buone condizioni. Tale regressione ha una storia antica. In questa zona non era già più presente posidonia, e cita due cartografie, una del 2006 e una del 91. Io ho trovato la cartografia del 2006, nella relazione analitica riporta anche i rilievi del 91. E io leggo, lungo le coste pugliesi sono state individuate 16 praterie, quindi hanno individuato dei luoghi e sono andate a rilevare, più o meno contigue fra loro e generalmente comprese nella fascia pavimentrica non interessa. Le praterie in miglior stato di salute sono state rinvenute per lo più lungo le coste salentine e soprattutto lungo quelle ioniche, cita quelle di Campomarino e Porto Cesareo, cita quelle di Gallipoli e poi quella che da Otranto raggiunge il capo di Torre Cavallo a sud di Brindisi, quindi da Otranto a Brindisi, colonizzando in continuo più o meno fittamente una fascia patimetrica che varia a seconda delle caratteristiche morfostrutturali del fondale marino. Allora, poi dalla relazione passa alle cartografie, alle mappe, e non si sa per quale motivo, ancora io perlomeno me lo chiedo e aspetto risposte su questo, le indagini nel 91 vanno da Torre del Serpe, siamo a sud di Otranto, fino a Torre Sant'Andrea e siamo al limite amministrativo fra Otranto e Melendugno, e poi riprendono da Torre Stecchia Ruggeri, limite amministrativo tra Melendugno e Vermoli, fino a capo di Torre Cavallo. Quindi casualmente nella marina di Melendugno nessuno ha cercato la posidonia, né nel 91 né nel 2006 e né tantomeno dopo. Allora, quello che scrive TAP, io vorrei capire se è
se corrisponde al vero, quindi all'inizio le dico, io posso, potrei già rispondere sinceramente. Sì. Allora, sì, perché poi ci sono altre cose. L'assenza di prateria di posizione oceanica in quest'area ha portato la regione Puglia ad escluderla dalla istituzione di siti di interesse comunitario di siti, come invece è stato fatto per le altre praterie della regione. Posso rispondere? Le mie risposte, le mie domande. Posso rispondere? Allora, se ci fosse San Foca, una delle ragioni per cui è stata scelta era proprio l'assenza di zone SIC e di habitat potenti dalla rete Natura 2000. Noi sapevamo benissimo che non solo c'era la Posidonia, ma c'era anche la Cimodocea, e sono due habitat della rete Natura 2000. La Cimodocea, l'habitat 1110, la Posidonia, l'habitat 1120. E sono tutte e due protette. Grazie, quest'estate, grazie anche all'aiuto di Sea Shepherd, abbiamo fatto delle immersioni. Questo ha costretto ARPA a fare anche loro dei rilievi, la regione ed ARPA a fare anche loro dei rilievi, che hanno confermato non solo che c'è la Posidonia, non solo che c'è la Cimodocea, ma che l'attuale exit point è ancora dentro alla prateria di Cimodocea, e TAP quest'estate è stata costretta a dichiarare che distruggerà 200 metri quadri di Cimodocea. Allora, qual è l'importanza di queste praterie? Non è solo l'habitat, la nursery dei pesci. Le radici di queste piante si estendono per decine di metri. Questo crea una barriera di fronte alle coste che le protegge dall'erosione. Andare a distruggere queste praterie significa esporre la costa all'erosione, oltre ai danni all'ecosistema, al fatto che distruggiamo il nostro ambiente, la pesca e quello che ci dà da vivere. Quindi da quest'estate si sa che c'è almeno due habitat protetti, e TAP ha un'influenza diretta su questi habitat. Certo. Marco, vuol dire? Allora, grazie a tutti e grazie per la partecipazione. Marco, molti ci stanno seguendo da web, salutiamo tutti quanti. Allora, io voglio innanzitutto ringraziare per la partecipazione, per aver aspettato in una fredda giornata autunnale del Salento, piovosa e fastidiosa, ed essere venuti in una sala a parlare. Allora, quando insieme a Luca De Carlo, Fabio Tarantino, Andrea De Pascali, Antonio Chica, Fulvio Pedro, una serie di sindaci che siamo quelli più vicini, come spesso accade, abbiamo pensato di promuovere questa iniziativa. Non volevamo avere la primogenitura, nel senso dire che noi siamo più bravi degli altri e perché facciamo queste cose. No, la nostra intenzione, l'ha detto prima Luca in maniera chiara, era far capire a chi è lontano dal Salento che nel Salento c'è una situazione particolare, e nel Salento c'è un blocco, un'unità, un insieme di persone che possono essere pure distanti politicamente. C'è chi parla di lotta di classe e chi appartiene alla destra sociale, abbiamo sentito stasera, che su alcune questioni e alcuni diritti fondamentali, che sono la salute, l'ambiente e il benessere dei cittadini, la pensa allo stesso modo. E quando abbiamo deciso di fare stati generali e di non fare l'assemblea dei sindaci, o andare all'assemblea dei sindaci, l'ho spiegato, l'abbiamo spiegato oggi insieme ad alcuni colleghi, al presidente Cardellone, lo abbiamo fatto perché riteniamo che bisogna far ascoltare a qualcuno che è lontano dal Salento qual è l'opinione dei cittadini salentini, e abbiamo deciso di farlo.
in maniera veloce, frettolosa, andando a chiamare i nostri colleghi, che io ringrazio ad uno i sindaci del Salento, che hanno lasciato i problemi incredibili che hanno le loro comunità per venire qua e parlare di noi. Quando qualcuno da Roma, lontano del Salento, utilizza i sindaci o le assemblee dei sindaci per dividere questo fronte e favorire l'avanzamento di un'opera che noi non vogliamo, sta offendendo tutti noi. Ecco perché oggi abbiamo sentito la necessità di ritrovare l'unità e io ringrazio i miei colleghi per essere presenti oggi, aver aderito a questa iniziativa. Badate bene, tra 94 sindaci non tutti la pensano alla stessa maniera, sia politicamente, sia sul gasdotto, sia sulle multinazionali, sulle libertà di impresa. Non la pensiamo tutti allo stesso modo. Lo sappiamo e ne siamo consapevoli. Quando nell'aprile scorso abbiamo firmato una lettera, 94 sindaci su 97, non era perché eravamo ubriachi, ma perché eravamo consapevoli che su alcune cose occorre mettere da parte tutte le differenze e bisogna fare fronte comune. Quando ho ascoltato che qualcuno da Roma, lontano da qui, proponeva tappo ormai si deve fare perché è stato deciso da qualche parte, bisogna informare che le procedure non sono definitive. Lo ha detto Alessandro Manuelli, che c'è una verifica di assoggettabilità via per quell'habitat protetto che vuole essere violentato. E noi speriamo che quella assoggettabilità sia data. Si deve riaprire la via. C'è il tratto Benedugno-Mesagno, 55 km, che non è stato autorizzato. Sapete qual è lo stato dell'arte? Siamo andati a Roma e Benedugno, Vernon, Castri, Lecce, Lizzanello, Torchiarolo hanno detto no a questa infrastruttura, ma quello che è più importante è che piaccia o non piaccia, la Regione Puglia ha detto mancata intesa. Questo vuol dire che in base alla legge e alla Costituzione, professore, articolo 117,3 della Costituzione, che non è stato cancellato il 4 dicembre dell'anno scorso come volevano, che non è stato cancellato, in base a quella legge, se c'è mancata intesa tra la Regione e lo Stato, ci si siede e si trovano soluzioni alternative. Badate bene, tra le soluzioni alternative c'è anche la soluzione zero. Non si fa l'opera, guardate te. Ora, davanti a questa situazione che dice che il tratto Melendugno-Mesagne, che non è un altro gasdotto, è l'altra faccia del TAP, perché il TAP, se arriva a Melendugno e non c'è il tratto della SNAM, non funziona, e fare il tratto della SNAM senza la TAP è inutile. Ecco perché le procedure sono ancora in corso. E andarsi a sedere a un tavolo di ristori e compensazioni è sbagliato! Sbagliato! Ora! Scusa, scusa! Seconda cosa, la pensiamo in maniera diversa sui motivi energetici, che chi dice che il gas è una fonte fossile è il vecchio e che dobbiamo cambiare pagina, come me per esempio. C'è chi dice che il gas può essere ancora una fonte di transizione. A parte il fatto che è venuto il consulente di Obama e ci ha detto che il gas inquina più del carbone per quanto riguarda gli effetti clima alteranti, quelli che ci stanno dando gli uragani e i disastri climatici. A parte quello, noi riteniamo che in Salento non si possa aggiungere ulteriori problematiche o criticità che possono compromettere un equilibrio che i dottori e i professori e i ricercatori ci dicono che è compromesso, che è al limite. No, è stato detto, i cluster per malattie tumorali alle vie polmonari e cardiovascolari in alcune zone del Salento non è superiore, è incredibilmente fuori scala rispetto al resto d'Italia. Rispetto a questi dati bisogna fermarsi e non bisogna dire prenditi la TAP che ti chiude.
Ciuto Cerano, perché è una bugia ed è un'ulteriore umiliazione. Perché è un'umiliazione? Perché Cerano la dovrebbero chiudere nel 2020, perché lo dice la comunità europea, è un obbligo chiudere le centrali a carbone nel 2020. Enel, che è il proprietario di Cerano, ha detto già che la chiude nel 2025 perché è antieconomica. Arriva e ha accertato che fa male, Cerano, è accertato che fa male, lo sanno dalla Val d'Aosta fino a Santa Maria di Leuca. Quando vanno a un tavolo istituzionale alcuni colleghi sindaci, per carità, in buona fede, diamo la buona fede a tutti, e dicono: il tappo ormai lo fanno, ma ci chiudono Cerano. Devono sapere che ci stanno ancora una volta prendendo in giro, perché Cerano lo devono chiudere comunque, subito nel 2020, perché provoca malattie. E allora io chiedo a tutti quanti noi, a tutti quanti sindaci, di stare uniti. L'abbiamo detto anche oggi al presidente della provincia. Vedete, i sindaci sono delle istituzioni particolari, perché sono elette direttamente dai cittadini e hanno un rapporto diretto con i cittadini, però in queste situazioni non hanno potere. Io l'ho detto ai miei colleghi di Andranoli che c'erano oggi, ho detto, scusate se dico una parolaccia, i sindaci se vanno in quei tavoli non contano un cazzo, scusate la parolaccia, noi non possiamo niente, fermi. Qual è il valore aggiunto? Se io mi metto a fianco all'altro sindaco, a fianco all'altro sindaco, e fermentiamo 94 firme dietro un documento, in quel momento noi riusciamo a incidere sulle politiche che riguardano i nostri territori e le nostre comunità. Ecco perché ritengo che sia un errore storico tentare di dividerci oggi come vogliono da Roma, non come vogliono da Lecce, come vogliono da Roma, perché devono favorire questa infrastruttura. E c'è oggi qui il sindaco di Sarri, il sindaco di Galatina, il sindaco di Casarano, ne ho visti tantissimi, Gallipoli, Nardò, Calimera, no, scusate se me ne ricordo qualcuno. Io ho detto, se oggi ci dividiamo sul tappo, che è l'emergenza di domani mattina, noi ci divideremo sulle trivelle dopo domani, ci divideremo sul Cerano dopo domani, ci divideremo sulle discariche dopo domani, ci divideremo sulla Cinella dopo domani. Per favore, ritroviamo l'unità di intenti, e lo facciamo insieme alle nostre comunità, alle associazioni, ai ricercatori, ai professori, ai medici. Perché? 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 Non interrompere, professore, perché? Perché riteniamo che valori e diritti come la salute, l'ambiente, i diritti costituzionali, vedete, Luigi all'inizio ha detto dobbiamo condannare gesti come quelli violenti che vanno a imbrattare le sedi di partito, giusto, giusto, bisogna distaccarsi da questi eventi in maniera decisa. Però io chiedo, nella stessa misura, a tutti i sindaci, a tutte le associazioni, di esprimere un gesto di solidarietà per la comunità di Melendugno e dei paesi limitrofi che sta subendo una violenza inaccettabile di privazione delle proprie libertà e dei propri diritti. Ieri il municipio, sono venuti 60 persone, vecchietti col bastone che piangevano, li hanno privato la libertà di andare nel proprio fondo a trovare i propri olivi, a raccogliere le proprie olive. Perché? Perché hanno voluto giustificare un'ordinanza abnorme per motivi di ordine pubblico che non ci sono. La solidarietà a Riccardo, l'hanno detto prima. Ragazzi, come le multe che sono state fatte in questi periodi, come gli interrogatori in questura, come tutte le misure che stiamo subendo. Io per venire a Lecce oggi ho incontrato una colonna militare di mezzi della polizia che andava contro Melendugno. Perché? Che c'è a Melendugno di tanto?
che c'è la possibilità di manifestare e lo facciamo pacificamente, a mani nude, a braccia alzate, senza fare violenza, senza che far valere i diritti della sanciti dalla Costituzione. Finché ci opponiamo nelle procedure, finché vogliamo bloccare un'opera che, attenzione, io lo dico a tutti quanti quelli che non sono informati, l'ho detto oggi al Presidente Gabellone, un impianto di depressurizzazione come quello che hanno pensato a Melendugno non è pericoloso, è criminale, è criminale. Scusa. Allora, il rigassificatore di Livorno, a proposito di approvvigionamento del gas, è un rigassificatore già esistente, pagato da tutti noi, è fermo, ha l'autorizzazione e sta in mezzo al mare, non sta sulla terra, in mezzo al mare. Sapete qual è le prescrizioni? Che per 2 miglia marine, quasi 4 chilometri, non ci deve essere navigazione, cioè non ci può andare nessuno per 4 chilometri. Il PRT di Melendugno sta a 200 metri dalle prime abitazioni di Melendugno, a 700 metri dalla piazza di Vernole, a 1 chilometro dalla piazza di Melendugno, a 2 chilometri da quella di Castrida, quella di Calimera. 30.000 persone che hanno lì una bomba che non è che non esplode, esploderà, non si sa quando. E fare quel tipo di infrastruttura là, quando il rigassificatore di Livorno è vietato avvicinarsi, e aver deciso di non applicare le leggi che tutelano le popolazioni dal rischio di incidente di Levante è un gesto criminale. Io lo ripeto, l'ho fatto una volta. Allora, scusa che sto prendendo più tempo di quanto mi è concesso. Io l'ho fatto una volta, l'abbiamo rifatto con una serie di famiglie che hanno là le loro proprietà, hanno costruito le loro case. Sera prima Tonio, non so dove sta. E abbiamo fiducia nelle istituzioni dello Stato, fra cui la magistratura, perché faccia chiarezza su questi aspetti. Abbiamo fiducia nelle istituzioni dello Stato, che siano i tribunali amministrativi di Lecce o di Roma, e fino a quando ci sarà la possibilità noi continueremo a opporci. Vedete, non saranno compensazioni, corsi di inglese, corsi di computer, piste ciclabili. Oggi ne ho sentita un'altra, un istituto scientifico per lo studio della decarbonizzazione nel Salento, che se no lo fanno in Daunia. Scusate, io non credo di avere una cultura abbastanza sviluppata come tutti quelli che hanno qua dentro, ma dire prendetevi la TAP perché vi facciamo un istituto di ricerca sulla decarbonizzazione non è una compensazione, è un'umiliazione ancora una volta, è ancora una volta un'umiliazione per tutti noi. Ecco perché chiedo a tutti i sindaci del Salento di prenderci ancora una volta sotto il braccio, con tutte le nostre differenze e vedute di pensione, e di fare fronte comune con le associazioni, con i cittadini, con i ricercatori, con gli uomini di cultura, per tenere la schiena dritta e dire no a quest'opera che peggiorerà le condizioni di Melendugno e del Salento in generale. Ecco il senso di questa riunione e la partecipazione di tutti voi, delle istituzioni, ho visto parlamentari. Io ringrazio chiunque è venuto e qualunque sia il suo pensiero e la sua appartenenza politica. È un fatto importantissimo che delle comunità rappresentate dai sindaci e dalle associazioni prendano coscienza e decidano di continuare a mantenere la barra dritta anche quando tutto sembra e appare che debba essere fatto. Non è tutto così, ci sono margini per continuare a opporsi nella democrazia, nella dignità, nella libertà e nella Costituzione. Io vi ringrazio e vi chiedo di continuare così. Grazie. Grazie.
sono in questa battaglia da 6 anni, 7, non ricordo nemmeno io. In mezzo a noi, questa sera c'è gente che questa battaglia l'ha portata con me avanti per 6 anni, c'è tutti i ragazzi del Comitato ADAPT, dell'Associazione Tramontana. Io voglio dire una cosa. Allora, per 6 anni, 7 anni ho incontrato tantissime persone. Devo dire che questa per me è stata una cosa bellissima, cioè questa battaglia. Però tutti mi hanno riconosciuto il fatto, ma tu sei sempre calmo anche nelle situazioni difficili e via dicendo. Allora, permettetemi di incazzarmi questa volta. Questa volta mi voglio incazzare. Io sono una delle persone che per 9 ore è stata sequestrata nel presidio di San Basilio. Sequestrata, non sto esagerando, sono stato sequestrato per 9 ore pur avendo un contratto regolare di affitto di quel terreno e pur avendo un permesso regolare per installare la tenda in cui a turno noi dormivamo là dentro. Io sono stato sequestrato dal prefetto su richiesta del questore per 9 ore. Allora, io ho capito che queste due persone vogliono fare carriera e pensano che sequestrare me sia il modo più semplice per fare carriera. Io non so se la tappa a questo punto la fanno o non la fanno, sicuro non la finiscono, perché questi sono dei morti di fame che non hanno i soldi e li devono chiedere all'attività. Quelle cose che vi posso garantire è che oltre quello che si vede della battaglia della DAP c'è una battaglia nelle istituzioni europee per fargli il mazzo. Tanto è vero che la BEI ha la richiesta di finanziamento dal 2015, ma non li sta finanziando perché noi cittadini abbiamo dato alla BEI il materiale per dire che stava per fare un buco nell'acqua. Basta andare a vedere il cantiere oggi, se non avete capito che cosa significa un buco nell'acqua. Allora la questione è, e questo è un messaggio che vorrei che i media riportassero, caro questore, caro prefetto, che volete fare carriera sequestrando me per 9 ore, sappiate che non è il modo più facile per fare carriera, perché io, non vi ripeto, non so come andrà la battaglia della TAP, ma il mio impegno primario è avere giustizia per me e per i compagni che sono stati sequestrati in quel presidio. E vi ripeto, fra 10-5 anni il mio impegno è far rispettare la legge, al contrario di loro, e il mio impegno ridurli a dirigere il traffico. Allora io non mi voglio sovrapporre a quello che già in maniera molto corretta ha detto Marco e gli altri relatori che hanno parlato. Voglio solo rafforzare il concetto e dire che Luigi, noi non dobbiamo ancora continuare a parlare, a convincersi che questa è un'opera inutile, che fa male. Io molti dei passaggi di questa sera ho rivisto i passaggi che vedo da 4 anni, ben vengano, però non dobbiamo ancora convincerci di questo. Noi dobbiamo intraprendere la strada che vogliamo portare avanti, non nei confronti di Taco, ma quello per cui è nato, cioè gli stati generali della salute e dell'ambiente, perché qui c'è da parlare di Cerano, c'è da parlare di Taco, c'è da parlare di Pola, c'è da parlare dell'impianto di Taranto, c'è da parlare delle discariche, c'è da parlare delle trivelle, quindi il discorso è molto più generalizzato. E chi dei sindaci, quei 90 sindaci che quella sera in piazza Sant'Oronzo hanno manifestato in maniera straordinaria, perché io ripeto a dire, mai una manifestazione con tanti sindaci, con quasi credo 800 mila abitanti rappresentati, era stata fatta sulla pubblica piazza. È da molto tempo che su una pubblica piazza come quella di Lecce non si vedeva tanta gente. Noi sindaci, quelli che non devono rispondere a ordini di scuderia,
quella parte che non fanno parte di quella parte del PD che ha taciuto per 5 anni, che solo oggi dice come stanno le situazioni, tutti quei sindaci, ma se vogliono anche loro, perché io sono sempre inclusivo, ho sempre incluso nella mia vita, però devono anche chiarire una volta per tutte come stanno le cose, cosa vogliono, se il modello di sviluppo che intendono realizzare per questo Salento è il modello che vede probabilmente colpire i loro figli di un tumore, e il popolo, i cittadini non si devono svegliare perché direttamente sono stati interessati da un caso di quel tipo. Io ho la fortuna, se non quella dei miei nonni e miei bisnonni, di non avere casi di quel tipo, però bisogna incrementare la sensibilità e capire che una piccola goccia non può più essere messa nel Salento, e non ce lo dobbiamo ancora dire, lo sappiamo già, lo abbiamo detto tanti anni, io sono da 5 anni che sto dietro questa vicenda. Quindi tutte le situazioni del Salento vanno trattate, tutti i sindaci si devono spingere a braccetto per dire no, perché in questa lingua di terra niente può essere installato che non sia compatibile con il nostro territorio. Questo lo giustifica, riprendo l'ultimo concetto, l'ultima volta che io sono stato a Roma alla conferenza dei servizi per l'impianto di terra, quello SNAM, guardate, io forse rischio di essere querelato, però vedevo i dirigenti di Stam a diretto braccetto con i dirigenti del governo. I dirigenti del governo dettavano esattamente cosa dovessero scrivere sul verbale, ed era allucinante. Io ho perso proprio le staffe perché mi sento offeso come cittadino e come sindaco soprattutto. Io gli ho detto: che cosa sono venuto a fare io qua? Se il rappresentante del governo deve dettare al dirigente di SNAM e soprattutto all'ordine di servizio della conferenza che cosa doveva essere messo a verbale per superare le nostre osservazioni, quelle mie, quelle di Marco Motti, quelle dei territori interessati, non che non ci fossero gli altri sindaci, ma era una conferenza di servizi che interessava solo i sindaci dei territori interessati. Quindi guardate, io voglio concludere in questa maniera: noi non ci dobbiamo più convincere se fa male o non fa male, se qualcosa può essere inserito, noi non facendo retorica, perché può essere scambiata come retorica la mia, noi dobbiamo convincerci che i nostri figli probabilmente li dobbiamo dare qualche schiaffo in più per curarli, dobbiamo sgridarli come facevano i nostri nonni, ma dobbiamo assicurarli un futuro che non fosse quello del carcinoma da qualche parte. Allora se ci svegliamo e usciamo da quest'area di confusione, da domani non parliamo più se DAP fa male o non fa male, se Cerano fa male o non fa male, se, come dice giustamente Marco, deve essere riconvertita, perché Cerano era un impianto che se le popolazioni nel 90 credo, anzi senza credo, sicuramente nel 90, se le popolazioni e i sindaci non fossero scesi a compromessi, quell'impianto probabilmente non ce lo saremmo succhiato 30 anni altri, 40 anni altri. Bisogna che ci sia veramente una rivoluzione gentile che scaldi gli animi, e da domani incontriamoci per parlare del futuro dei nostri figli e per dire cosa vogliamo fare per superare questi problemi. Perché, come giustamente diceva il professore prima, allora la politica, i nostri parlamentari non riescono più a rappresentarci, non solo perché sono in malafede, dico io, perché un giorno dicono una cosa e il giorno dopo vengono ritrattate, ma anche perché abbiamo perso potere a livello centrale. Allora se a Roma, se i governi centrali, se la comunità europea, se a Strasburgo vedono che il Salento è un popolo incazzato che sa cosa dice e sta iniziando a muovere i suoi passi per in un certo qual modo colmare le lacune che ci sono state fatte fino adesso e a riprogettare il futuro, vedrete che andremo nella direzione giusta. Iniziamo a progettare cosa vogliamo fare domani. Noi siamo certi che tutte queste cose fanno male. Grazie. Prima però spegniamo la pistola contro di noi, sono tutte queste cose che aumentano il carico. Dobbiamo fare progettare il futuro, ma prima togliamo le armi di chi ci sta ammazzando. Allora, Diego? Provo a essere sintetico, però due o tre cose le voglio dire. Sono
un deputato del Movimento 5 Stelle alla Camera, per chi non lo sapesse. Allora, io Marco il tuo discorso lo apprezzo e lo condivido, però c'è una cosa, c'è un però che mi pesa sullo stomaco come cittadino italiano. Io non riesco più a sopportare chi giustifica gli atteggiamenti di certi rappresentanti istituzionali dicendo che forse sono in buona fede, forse qualcuno ha detto che appunto non tutti possono essere sempre in buona fede, perché con la buona fede, con il beneficio del dubbio, un rappresentante istituzionale non può giocare. Se una persona che rappresenta i cittadini di un territorio va a discutere in nome e per conto di quei cittadini, io non posso accettare che non sia informato. E questo mi porta sull'altro punto, perché ci sono dei sindaci che sono andati a parlare non sapendo che la procedura è aperta, non sapendo che noi paghiamo delle centrali a turbogas che sono spente e sono chiuse e che paghiamo in bolletta, sono andati a parlare di compensazioni non sapendo che i 55 km del gasdotto di Snam li paghiamo con 300 milioni sulle nostre bollette, non sono andati a parlare non sapendo che ci sono 2 miliardi in ballo della Banca Europea degli Investimenti che sono soldi pubblici dei cittadini europei. Quindi quando sui giornali poi si viene a dire che esatto, come ha detto Ferdinando Boero piuttosto che l'ingegner La Foggia e tante altre illustri persone che mistificano la realtà perché dicono che quest'opera non prende finanziamenti pubblici, allora io il beneficio del dubbio a delle persone che dovrebbero essere informate non glielo posso concedere. E allora, dicevo, una grande parte si gioca sul secondo punto, che è l'informazione. Allora io mi aspetterei dall'opinione pubblica, perché dalla stampa forse ho smesso di pensare che possa fare il cane di guardia del potere, dall'opinione pubblica che andasse in conferenza stampa, quando non voglio fare colori, diciamo nomi di colori politici, quando alcuni deputati brindisini commentano la strategia energetica nazionale di questo governo, quello che ha boicottato il referendum sulle trivelle, che andassero a chiedere: ma scusate, ma il presidente Emiliano che è andato a dire che il TAP serviva per decarbonizzare Ilva e Ceranno, nel momento in cui è stato smentito da Enel, dai nuovi acquirenti di Ilva, come si fa a dire in conferenza stampa che adesso il TAP continua a servirci proprio perché Ceranno si decide di spegnere nel 2025? Io mi aspetterei un giornalista che dice: ma scusa, quindi il PD fino adesso ha raccontato, ho detto il nome del partito, mi dispiace, ma quindi fino adesso ci hanno raccontato menzogne. E allora, sempre per parlare di informazione, si risponde a questo, al fatto che il gas ci serve per la transizione, dicendo che appunto se Ceranno si spegne il gas è necessario. Ma noi abbiamo oggi una capacità di importare gas che è doppia rispetto all'uso che abbiamo di quel gas. E allora l'informazione è la prima cosa, e quando uno viene a sapere che il metano è clima alterante, forse comincia a comprare delle piastre di induzione a casa, comincia a fare efficientamento energetico, comincia a cambiare il modello di sviluppo già da piccole scelte che può fare a casa. Allora, la rivoluzione che auspicavano i sindaci da fare tutti insieme è sì parlarci, confrontarci e scambiarci informazioni, ma poi anche senza grandi azioni eclatanti cominciare nel piccolo a fare queste iniziative, perché io dei 97 sindaci non conosco tutte le amministrazioni e non conosco tutte le azioni, so che qualcuno magari lo ha fatto, però non vedo grandi interventi di efficientamento degli edifici pubblici, non ho visto mai nessuna battaglia, non nessuna, ma diciamo non così diffusa contro le centrali a biogas piuttosto che contro gli impianti che dicono essere di compostaggio invece sono di produzione di biogas da, dicono, rifiuti e poi non si sa che cosa ci finisce in mezzo. Quindi ci sono tutta una serie di questioni che forse è il caso di sederci non in un'assemblea dei sindaci
a discutere con la cittadinanza. Io mi aspetto che questi sindaci, prima di andare a Roma, facciano delle conferenze in piazza con i propri cittadini e dimostrino la propria ignoranza prima di andarla a esporre a Roma. Grazie. Allora, io riprendo quello che ha detto Manuelli in merito a Cimotocea e a Poseidonia. Io lancio adesso in questo momento all'uomo che manca qui, che fa finta di essere con noi e si chiama Emiliano. Chi manca in quest'aula è proprio la regione, coloro che dicono di esserci a fianco e ci tradiscono costantemente. Mi spiace dirlo, ma ci tradiscono costantemente. In merito a Poseidonia, in merito a Cimotocea, ARPA ha stabilito che quell'area è Natura 2000. Stiamo chiedendo in tutti i modi alla Regione Puglia che faccia la richiesta di un SIC nell'area, che gli romperebbe le palle a tanto, e la Regione non lo fa, come ha fatto nel ricorso alla Corte Costituzionale fuori termine e prendendoci per il culo, come sta facendo costantemente. Agino la schiena, facciano vedere veramente quello che devono fare. Possono fare tantissimo in Europa, possono fare ricorsi. Il comune di Melendugno, giusto poco tempo fa, insieme a un costituzionalista, Enzo De Salvatore, stiamo tentando di ricorrere contro la legge 104 2017. Speriamo che la regione ci stia a fianco e non in ritardo, contro il decreto legislativo fatto dai dirigenti per fottersi tutte le prescrizioni e mettendo fuori ARPA, ISPRA e Regione. Ancora la Regione Puglia non ha fatto un emerito caso. Ragazzi, chi può sulla Regione vada a fischiare. Un giorno di questi, tutti insieme, sotto il Consiglio regionale, a rompere le palle a Emiliano. Grazie. C'era, è venuto da Napoli, come il segretario del... Niente, perché mi hai chiesto la parola, io ti chiedo scusa, perché non ti conoscevo. Sì. Sì, no, intanto solo un saluto da parte di Paolo Maddalena, vicepresidente emerito della Corte Costituzionale, che nonostante i suoi 81 anni è venuto 3 volte in Puglia nelle ultime settimane proprio per dare sostegno e testimonianza a favore di questa battaglia. Io volevo solamente reiterare un invito che ha i sindaci, ma che ha le comunità prima ancora che ai sindaci. Oggi noi ci battiamo per tanto, non oggi, perché Gianluca ci ha detto che la battaglia è iniziata qualche anno fa, però oggi noi ci battiamo per tanto, domani ci batteremo per le trivelle, dopodomani magari per un disastro ambientale che si poteva evitare. Noi abbiamo proposto una strada, non ci fermeremo nel proporla, che l'unità di cui prima si faceva parola passa attraverso l'attuazione della Costituzione. Su quel tipo di unità, su quel tipo di fronte comune, gli enti espressione del territorio e le comunità devono fare fronte comune, perché altrimenti le singole battaglie non portano da nessuna parte e fanno solamente, qualche volta raggiungendo degli obiettivi, un favore a quelle multinazionali che vogliono appropriarsi del territorio. Quindi l'appello accorato è fare in modo che questa grande energia, grandissima energia popolare delle amministrazioni, si trasformi in qualcosa di continuativo e stabile nel tempo. Grazie. Fabio Tarantino, e poi abbiamo concluso. Mentre parla Fabio, però vi faccio vedere delle slide, così vi danno un po', si capisce un po' qual è la realtà. Vai. Grazie e buonasera a tutti. Io vorrei dire che oggi abbiamo scelto tutti insieme di spostarci da Melendugno, da Vernore, da Castrica, Rimera, che sono i comuni strettamente interessati al passaggio del gasdotto, perché il messaggio politico che vogliamo mandare è il contrario di quello che viene messo sempre in primo piano nei media, cioè la sindrome NIMBY, no? Non nel mio giardino. Invece noi vogliamo dire che ci preoccupiamo
anche se non è strettamente il mio giardino. E questo è il messaggio che vogliamo mandare, per questo ci spostiamo, per questo vogliamo andare in tutte le comunità. Ci sono stati vari passaggi che hanno invitato alla partecipazione. Bene, noi dobbiamo però tenere alto il livello del coinvolgimento. Lo dico a me stesso, ma lo dico a tutti quanti. Dobbiamo essere inclusivi nelle parole, nei termini che utilizziamo, nel gergo, e dobbiamo allo stesso modo coinvolgere e creare partecipazione in tutti i luoghi. Abbiamo deciso con i colleghi sindaci di parlare di stati generali del Salento. È normale che oggi affrontiamo delle emergenze, ma l'obiettivo, così come dice Paolo Maddalena, che dice proposta di attuare la Costituzione, il nostro dovrà diventare, strada facendo, un programma attuativo a difesa e di promozione del Salento, perché non dobbiamo soltanto difenderci dagli attacchi, ma dobbiamo essere anche in grado, nella nostra autodeterminazione, di proporre un modello di sviluppo. E non credo che in questa sala, tra i sindaci, gli amministratori, i deputati, i cittadini, le associazioni, non ci sia la volontà di esprimere, come dire, un manifesto politico del Salento, un documento in cui si dice che cosa vogliamo fare di questo territorio, come ce lo immaginiamo da adesso a 20 anni, che cosa, quali sono le peculiarità, che cosa significa tutelare. Tutelare significa sviluppo, bene, allora come lo facciamo? Decidiamolo noi, prima che venga qualcuno a deciderlo per noi. Se voi fate attenzione ai giornali, l'incontro TAP, SNAM, governo viene tradotto sul Nuovo Quotidiano di Puglia in 10 punti programmatici. Sembra quasi una partita politica questa, nel senso 10 punti in cui si dice a Melendugno, poveri trogloditi, li facciamo, insegniamo l'inglese, primo. Poi andiamo, manca il gas, facciamo le pompe, forniamo le pompe di gas naturale per le automobili. Poi facciamo quest'altro. Ma che cosa stiamo facendo? Ma la politica la fanno i cittadini, non la fa TAP, SNAM e il governo. Soprattutto un governo, e lo sottolineo, che è alla canna del gas, scusate il termine, perché questo governo ormai è entrato nel periodo bianco, quindi non può più questo governo essere interlocutore credibile e avere la legittimazione popolare per parlare ai cittadini. Mi sono spiegato, questo è l'intento. Innanzitutto superare questa fase transitoria, elaborare delle proposte e poi stilare un documento di proposta, oltre che di battaglia, del nostro territorio. 10 punti li mettiamo noi, ma 10 punti di sviluppo, di tutela del paesaggio, di rispetto dell'ambiente e del diritto alla salute. Questo secondo me deve essere il senso di questo incontro che oggi facciamo a Lecce, domani lo faremo a Casarano, dopodomani lo faremo a Tricase o in qualsiasi altra città del Salento. Deve crearsi una rete, e agli intellettuali, a tutti coloro che possono dare un contributo, chiedo di stare da questa parte, non dalla parte dei baronati. Questo è quello che noi chiediamo, perché se creiamo una rete noi abbiamo bisogno di tutti, abbiamo bisogno di chi elabora, abbiamo bisogno di chi sa lavorare la terra in modo onesto e pulito, e di chi sa costruire le idee politiche per il cambiamento di questo territorio. Quindi vi ringrazio e vi auguro buona lotta e buona proposta a tutti. Daniela Corno ha chiesto di fare un intervento, ma mentre arriva Daniele volevo dirvi che è appena nato, si sta costituendo in questi giorni un coordinamento di associazioni di Lecce, Brindisi e Taranto, che il 26 farà una riunione, quindi le associazioni che sono presenti possono prendere contatto con me, perché saremo forti se facciamo informazione, se i sindaci sono uniti sugli obiettivi che diceva Fabio prima, ma se c'è anche una società civile, un mondo del volontariato, un terzo settore competente che diventa il soggetto che può far portare queste cose, come dicevo con il professore prima, anche al di fuori del nostro territorio, perché uno degli elementi gravi
fatti fino ad ora, Daniele, penso che tu sei d'accordo con me, è il tappo che hanno messo, non tappo soltanto, ma è il tappo che hanno messo nel Salento. Ci sono giornalisti della RAI che mi dicono che viene impedito ora in campagna elettorale di parlare di tappo e vengono messi in vacanza, a riposo. Io ti chiedo di fare un'interrogazione su questo, se è vero, ti do anche i nomi dei giornalisti. Vengono messi a tacere perché non devono parlare di tappo, non devono parlare di Xylella, non devono, in questo momento non si può. Però usciamo fuori da questa cosa e le associazioni possono con le reti nazionali far uscire queste cose. Di noi, caro Fabio, caro Marco, si parla più all'estero, perché i salentini, e li salutiamo, i salentini che stanno all'estero sanno esattamente tutto. Un mio amico di Zurigo ha scritto un libro su queste cose, ma a Milano e a Roma non si sa. Grazie. 2 minuti però, Daniele, sono. Sarò brevissima perché ne abbiamo sentite tante questa sera, è inutile che io continui. Voi sapete il mio nome, alcuni non lo sanno, mi chiamo Daniela Donna e sono una cittadina libera. Quello che volevo dire io questa sera, continuiamo ad andare avanti, uniti, abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti. Come diceva prima il sindaco, uno accanto all'altro per fare un cordone per andare avanti. Io sono stata spesso, e mi avete vista, al cantiere della TAP, sono stata spesso al presidio a trovare i ragazzi che giorno e notte, lo sapete meglio di me, che ringrazio davvero, perché continuano a sostenere una lotta che è la lotta di tutti. Mi dispiace molto che questa sera non siano qui altri parlamentari degli altri partiti politici. Mi dispiace, sono rammaricata per loro, perché non sanno evidentemente che cosa significa prendere responsabilità. Essere responsabili non significa essere schizofrenici come il governatore di Puglia, che un giorno dice sono contro la TAP, un giorno dice sono a favore, un giorno dice la spostiamo a Brindisi. La TAP non si deve fare né qui né altrove. Approfitto per pochi secondi per ringraziare tutte quelle persone che si stanno impegnando, per ringraziare tutte quelle persone che sono scese in piazza martedì, io le ho viste lunedì, per ringraziarli tutti. Fatelo voi per me, meritano veramente un abbraccio grande. Stiamo lì vicino, non ta permettere. Grazie. Giovanni Segri, vi volevo fare vedere, mentre arrivi tu, queste slide che sono ufficiali, questa è la situazione, questi qui sono i tumori al sistema emolinfopoietico, questi sono i tumori alla vescica, guardate in che zone stanno tutti quanti, questi sono i tumori ai polmoni invece. Direi che forse ne abbiamo abbondante. Non sono sindaco, poi dicono che devo concludere, concludo io. Dicevamo qualche anno fa, il Salento non si svendola all'energia dei padroni, avevamo penso indovinato, perché purtroppo tutto quello che è successo prevalentemente durante la passata consigliatura di svendola. Non dimentichiamo che siamo diventati la colonia energetica, però non a partire solo da Vendola, ma a partire da Quarta, dove quando dovevano metterci 2 centrali nucleari, ricordiamo Carovigno e Avetrana, lì la lotta è stata vincente, non dimentichiamo. Poi siamo diventati la colonia energetica del carbone grazie ad Arema e al Pinto, l'altra accoppiata, e abbiamo perso. Poi siamo diventati di nuovo colonia energetica con i pannelli fotovoltaici, le centrali eoliche, però una sta anche nel territorio di Vernole, il sindaco se l'è dimenticato questo. Siamo diventati colonia energetica per le biomasse e siamo riusciti a vincere quella battaglia da Casarano a Lecce e altrove, e poi colonia energetica per il tubo del gas. Per cui dobbiamo ribadire che appunto di fronte a questa scelta strutturale che è durata decenni, che il Salento fosse la colonia energetica nazionale, abbiamo portato avanti una battaglia
in parte vincente, ma che può continuare ad esserlo ancora. Due cose telegrafiche: non dobbiamo dimenticare però che la battaglia non è solo contro Tarpa, ma è anche contro il gasdotto di Otranto, contro l'altro gasdotto che vorrebbero insediare a Brindisi. Quindi dobbiamo unificare queste tre cose, perché unendo queste tre emergenze o queste tre situazioni si può anche condividere la lotta con gli altri territori. Non dobbiamo abbandonare Otranto né Brindisi, che possono essere. E l'ultima cosa, per ricordare Podini, non è un adattaggio benevolenze, ma voglio ricordare come il sindaco Podini è stato attaccato pesantemente da Motta. Non c'è stato un giurista, un cane giurista dell'Università del Salento che abbia preso però pubblicamente la parola per dire che il sindaco Podini, prima di essere rappresentante del governo, come Motta ricordava soltanto, lui diceva Podini, rappresentante del governo, deve difendere, sottostare e difendere quelle che sono le leggi per l'ordine pubblico. Motta dimenticava che Podini, per essere sindaco, rappresentante del governo, è sindaco eletto e rappresentante democraticamente della volontà dei cittadini. Però non c'è stato un cane di giurista dell'Università del Salento che ne ha decine, che abbia avuto il coraggio di scrivere e gliel'avrebbero pubblicato. E io questo non lo accetto, onestamente. Bisogna prendere la parola anche contro i poteri, diciamo, forti, e anche la magistratura ha un uomo forte al potere, anche se io non la considero un potere forte, però non si poteva lasciare offendere in questo modo Podini, che rappresenta la volontà dei cittadini prima di essere rappresentanti anche del governo. Grazie Giovanni, e continua, a presto. Grazie a tutti voi. Purtroppo c'è uno scenario inquietante mentre andate via. Questi sono la situazione al suolo tra Brindisi e Lecce, che il livello di arsenico e di piombo provocato da Gerardo. Guardate qual è la situazione, qui vogliono mettere anche altri inquinanti. Bene, dopo che abbiamo inquietato, ci sentiamo, a presto. Roca mia, terra mia, dimmi che posso ancora sorridere. Non lo chiedo solo per me. Roca mia, terra mia, racconta che siamo qui per non perdere il legame che unisce noi a te. Per chi decide per noi come signori e baroni, acqua mera è più semplice e non sente ragioni. Pace solo favori a chi da secoli è complice e criminale, chi va contro chi vuole solo difendere la terra dei padri e dei figli che non si vogliono arrendere. Terra mia e poesia, bastano gli occhi per credere. Non è come un sogno, ti svegli e va via, è acqua che bagna la cenere. Roca mia e poesia, il fuoco consuma e confonde. Dimentica chi porta pace e chi tollera e conquista le ombre.